Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti. Ringrazio Foxwith, il movimento Laudato Si, le associazioni cattoliche presenti, le tante persone che purtroppo ci seguono soltanto collegate da remoto a causa delle restrizioni che ancora rendono difficile la presenza, per avere promosso questo momento di dialogo, di confronto che pone al centro l'ambiente e il legame sempre più stretto tra cura del pianeta e cura della persona umana. Raccogliendo il messaggio di Papa Francesco, viene qui oggi presentata la petizione Pianeta Sano, Persone Sane, un appello costruito su proposte e impegni molto concreti ai politici di tutti gli schieramenti e ai cittadini per riconoscere l'urgenza di agire con più coraggio e determinazione nel contrastare i cambiamenti climatici e i loro drammatici effetti. Un'alleanza quindi tra scienza, impegno sociale, religioso e politica, per contribuire alla cura del pianeta e alla salvaguardia del suo inestimabile patrimonio di biodiversità, come antidoto alla degenerazione di un modello di sviluppo che mette in pericolo tutte le specie viventi, il presente e il futuro dell'umanità. Questo appuntamento, come sapete, cade alla vigilia di un momento fondamentale di discussione proprio sul clima, che inizierà la prossima settimana a Glasgow, la COP26. Sarà copresieduta dal nostro paese, dall'Italia, e sarà un vero e proprio banco di prova dall'esito tutt'altro che scontato, in cui i 197 paesi che hanno aderito all'accordo di Parigi dovranno assumere decisioni più ambiziose e stringenti per mantenere l'innalzamento della temperatura globale sotto la soglia del grado e mezzo rispetto ai livelli preindustriali. Purtroppo l'ONU proprio oggi ci ricorda che siamo ancora fuori strada. Il 2020 ha segnato un record negativo. Il rallentamento dovuto alla pandemia, pur avendo prodotto una riduzione globale delle emissioni, non ha avuto ad esempio alcun impatto sul livello atmosferico dei gas presenti in atmosfera. La COP quindi dovrà essere un momento per assumere decisioni vincolanti sulla riduzione delle emissioni, sulla decarbonizzazione, ma anche sull'aumento ad esempio della produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla lotta alla deforestazione e sulla mobilitazione di quella finanza per il clima che è strumento fondamentale per accompagnare i paesi più poveri a riconvertire i propri sistemi produttivi ed energetici più inquinanti. L'Europa e l'Italia hanno un compito fondamentale nel guidare questo processo e proseguire nel cammino che l'Europa ha intrapreso, dandosi l'obiettivo di essere il primo continente neutrale dal punto di vista climatico al 2050. E la lotta ai cambiamenti climatici però non è l'unica sfida che abbiamo di fronte. C'è un altro pilastro fondamentale al centro proprio della nostra discussione, che è la tutela della biodiversità. Questo è un impegno troppe volte disatteso e trascurato anche in Italia, che pure è uno dei paesi con il più ricco patrimonio di biodiversità, ma che quest'anno, come ci ricorda il recente rapporto ASVIS, ha visto ridurre i propri indicatori appunto sul tema della biodiversità. Avremo l'appuntamento della COP15, iniziato lo scorso 11 ottobre, che si concluderà in Cina il prossimo anno, in primavera, e sarà decisivo anche di fissare un quadro sulla tutela della biodiversità. Io sono molto onorata davvero che questo incontro avvenga proprio qui, oggi, alla Camera dei Deputati, dove poco più di una settimana fa, vedo qui molti colleghi parlamentari anche del Senato, è stata votata con una decisione quasi unanime una modifica alla legge costituzionale con l'inserimento dell'ambiente in Costituzione. La modifica dell'articolo 9 prevede che la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, così come la tutela degli animali, assumano dignità costituzionale. E questo è un principio che si lega fortemente e direttamente all'interesse delle future generazioni, come ci hanno ricordato i milioni di giovani che pacificamente hanno riempito le piazze del mondo proprio per la difesa del pianeta. Però voglio ricordare anche un'altra modifica di quella legge costituzionale, un po' sottaciuta, che incide sull'articolo 41 della nostra Costituzione, laddove si dice che l'iniziativa privata non può svolgersi in modo di recare danno alla salute e all'ambiente, e si richiama il legislatore a determinare programmi e controlli opportuni perché ogni iniziativa economica, pubblica e privata sia indirizzata e coordinata a fini ambientali oltre che sociali. Siamo quindi in presenza di un cambio di paradigma
che parte anche dal riconoscimento dei tanti limiti ed errori che il nostro modello di sviluppo ha conosciuto fin qui. Un modello di sviluppo misurato nella produzione della ricchezza quasi esclusivamente con indicatori economici, ma che ha anche generato squilibri ambientali e disuguaglianze sociali intollerabili. Proprio ieri si è conclusa la 49esima settimana sociale dei cattolici a Taranto, di cui immagino parleremo in questa occasione. Quel luogo è un luogo emblema delle contraddizioni del nostro modello di sviluppo per molte ragioni. E da lì sono venute molte sollecitazioni anche alla politica rispetto alla necessità di cogliere quanto tutto sia connesso. Voglio dirlo con le parole di Papa Francesco: il pianeta che speriamo grida già sin d'ora stili di vita rinnovati, in cui ambiente, lavoro e futuro non siano in contrapposizione da loro, ma in piena armonia. L'ambiente quindi è al primo punto delle parole di Papa Francesco, che con il suo magistero ha contribuito ad affermare in modo decisivo e a diffondere l'importanza della questione climatica e la consapevolezza di quanto essa sia legata alla sopravvivenza dell'ecosistema e alla dignità di ogni uomo e di ogni donna in ogni angolo della Terra. Quindi nell'augurare buon lavoro a questo incontro voglio ringraziare chi l'ha reso possibile nell'organizzazione, il dottor Favero, le strutture della Camera dei Deputati per il supporto organizzativo, e desidero ringraziare di nuovo le associazioni che l'hanno promosso, anche per aver voluto richiamare la politica e i suoi rappresentanti a una discussione necessaria e opportuna proprio qui nella più alta sede istituzionale democratica che è il Parlamento. Lo faccio richiamando le parole del Presidente Mattarella proprio in apertura della Settimana Sociale dei Cattolici. La prospettiva di un umanesimo rinnovato che riguarda il pianeta intero è parte essenziale di quei diritti di cittadinanza indispensabili per la vita stessa della democrazia. Vi ringrazio, passo la parola con piacere al direttore Marco Tarquinio del diretto dell'Avvenire e vi auguro buon lavoro. Grazie all'onorevole Chiara Braga per questa introduzione, per questa accoglienza. Pianeta sano, persone sane. Beh, diciamo che nel tempo che stiamo vivendo è un programma essenziale e incontestabile, o almeno dovrebbe essere così. È davvero così? E che spinta sale? Diciamo dal basso, senza retorica, ma dal basso nel senso della vicinanza ai problemi, della vicinanza alla vita della gente, in dialogo con le istituzioni, perché non bastano né le une né gli altri movimenti dal basso da soli. C'è bisogno di entrambe le gambe per camminare nella direzione che questo, il titolo della petizione di questo incontro, indicano. L'approfondiremo con voci importanti oggi. Io do subito la parola ai due copromotori dell'incontro, attraverso la voce di Tomás Insua, che è direttore esecutivo del movimento Laudato Si, ultima e appropriata evoluzione del Movimento Cattolico per il Clima, che è una realtà importante e positiva del protagonismo di coloro che sono credenti sulla scena della battaglia per un pianeta abitabile, sostenibile, umano nel senso più pieno, in relazione con la vita non umana che c'è, conta tanto quanto. E poi subito dopo darò la parola a Nino Santomartino, vicepresidente di FOCSIL, della Federazione degli Organismi di Volontariato Cristiani, una realtà che mette in rete tanti di coloro che nel mondo sono lì dove i fenomeni si stanno rendendo più manifesti da tempo. Ma sappiamo, anch'io sono reduce da Taranto, dalla Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, e ho potuto ascoltare, vedere, incontrare persone che vivono in quella realtà, e ho trovato tanta energia nuova e positiva, oltre ai problemi che conosciamo tutti, e questa è la cosa che mi ha vincolato di più, ma ho potuto fare insieme a tutti gli altri, più di 1000 delegati, anche se è stata quasi una non notizia per quasi tutta la stampa italiana, 1000 persone che al tempo del Covid si rincontrano in presenza per parlare di cose così importanti.
ho letto su giornali importanti, non voglio far polemica con nessuno direttamente, ma ho letto tutto sul bambino non nato a una protagonista di programmi televisivi, però questa era una non notizia, che non ha significato. Come è una non notizia che nel 2040 anche in Italia probabilmente avremo un 40% di acqua potabile in meno, forse allora i titoli li faremo sui giornali su questo, passeremo per allarmisti. Allora, scusate la polemica, ma questa è la realtà, e siccome la realtà è percepita, è molto importante che voci come queste vengano ascoltate e comprese. E noi comunicatori dobbiamo fare la nostra parte fino in fondo, tanto quanto i decisori e i legislatori che poi hanno le leve da muovere per accompagnare il movimento che c'è. Allora, Tomás Insúa, direttore esecutivo, è argentino. Un'allegria tenerla qua, entonces. Lo ascoltiamo, solo ad ascoltarlo. Adesso sì. Buongiorno onorevoli senatori e deputati, care sorelle e fratelli, una grande gioia partecipare a questo incontro oggi e vorrei ringraziarvi per accompagnarci oggi ad ascoltare l'appello che Papa Francesco ci rivolge a tutti noi per prenderci cura della nostra casa comune. Sabato comincia il G20, organizzato dall'Italia ovviamente, e domenica comincia la COP26, coorganizzata dall'Italia, e il mondo sta guardando quello che fa il governo italiano e il Parlamento italiano. Veramente il mondo sta guardando. Dalle ondate di calore, gli incendi di questo Stato italiano così terribili, fino a inondazioni, uragani in altri paesi, il nostro pianeta sta gridando. Come dice il Papa Francesco, il grido della terra, il grido dei poveri sono ogni anno più urgenti e preoccupanti. E per questa ragione abbiamo lanciato questo appello, no? Questa petizione Pianeta Sano, Persone Sane. E anche inoltre stiamo vivendo un'emergenza sanitaria, questa pandemia del Covid-19, causata dai nostri stessi eccessi umani. Non parliamo del collegamento tra la distruzione della biodiversità e le pandemie, ma ovviamente sappiamo che è un altro fattore che ci accompagna. E oggi siamo qua insieme, ovviamente noi del Movimento Laudato Si, insieme alla FOCSIV e tante altre realtà. È una gioia grandissima veramente avere tante realtà cattoliche italiane che lavorano insieme per fare questo appello per la cura della nostra casa comune. Abbiamo altre 23 organizzazioni cattoliche, leggerò i nomi per non dimenticare nessuno, è veramente una coalizione ampia e forte che lavora insieme. Che abbiamo dai lavoratori cattolici rappresentati dall'ACLI fino a Retinopera, abbiamo dell'Azione Cattolica Italiana e le sue rappresentanze della FUCI e del MEIC, fino alla Rete dei Gesuiti e alle Comunità di Vita Cristiana, dagli Scout, giovani dalla GESCI e adulti dal MASCI, alle Organizzazioni per la Famiglia Cristiana come l'AFI, l'ANFN e MCF, dalla Pax Christi fino alla comunità Giovani 23, dal Movimento dei Focolari alla Pro Civitate Cristiana, agli artisti dell'UCAI. Quindi, in altre parole, abbiamo una diversità della famiglia cattolica che è meravigliosa. E siamo uniti in questa solidarietà con i più vulnerabili, quelli che in questa grande crisi sono i colpiti più forti. In questa grande coalizione che rappresenta centinaia di migliaia di cattolici italiani, e imploriamo ai rappresentanti di questo Parlamento italiano ad agire con urgenza a favore dell'intero creato. E vorrei dire qualcosa sulle richieste che abbiamo in questa petizione. Prima, come paese co-presidente della COP, spetterebbe all'Italia prendere l'iniziativa per assicurarsi che gli obiettivi fissati allo scopo di mantenere
e questo obiettivo di 1.5 gradi centigradi che siano mantenuti. Questo richiede anche un impegno totale, un'azione ambiziosa e coraggiosa per fermare questo collasso della biodiversità. E non dobbiamo dimenticare che abbiamo l'altra COP che non parla nessuno, che è la COP15, che purtroppo non parla nessuno, o troppo poco, ma è molto importante anche. Per questa ragione l'importanza di parlare delle due crisi climatica, biodiversità, come due crisi collegate che non possiamo risolvere in isolamento. E, come ha affermato Papa Francesco, dobbiamo fare tutto ciò che è nostro potere per limitare l'aumento della temperatura sotto la soglia di 1.5 gradi, che ovviamente lo abbiamo un obiettivo dell'Accordo di Parigi, vale dire, non è un obiettivo nostro, l'obiettivo che tutti i governi hanno preso nell'Accordo di Parigi nel 2015. E quindi qua siamo per chiedere di catalizzare la trasformazione, fermare tutte le nuove infrastrutture di combustibili fossili. Questo anche sarebbe per progetti, per esempio, come il gasodotto transadriatico, come il TAP, è uno di quei progetti che sappiamo che non sono compatibili con l'Accordo di Parigi, e reindirizzare i sussidi distruttivi verso le energie rinnovabili e gli approcci agroecologici di produzione socialmente responsabile. Questo governo dovrebbe anche riconoscere la centralità e il ruolo, adesso parlando, pensando della crisi della biodiversità, il ruolo fondamentale dei popoli indigeni. Noi che abbiamo vissuto il sinodo dell'Amazzonia poco tempo fa, il ruolo fondamentale che questi popoli indigeni hanno per curare la nostra casa comune, le sue antiche pratiche culturali e tradizionali, veramente sono un tesoro che dobbiamo salvaguardare. Quasi il 50% delle nostre terre è gestito, occupato dai popoli indigeni, anche se rappresentano solo il 6% della popolazione mondiale, quindi hanno un ruolo fondamentale e stanno difendendo il loro diritto a proteggere la sua cultura e la vita di tutto il pianeta dipende di quello. Quindi applaudiamo questa decisione qualche tempo fa per avere chiesto di difendere l'80% dell'Amazzonia entro il 2025, veramente un gesto importante che veramente applaudiamo. E sulla scia della nomina di un relatore speciale per la promozione e la protezione dei diritti umani nel contesto del cambiamento climatico da parte del Consiglio dei diritti umani, all'inizio d'ottobre è sorto il governo italiano a riconoscere la necessità di un'azione ambiziosa, integrata e trasformativa che risponde sia al grido della terra che al grido dei poveri. La crisi climatica non è opera dei poveri, ma sono loro i più colpiti, ovviamente. Quindi i loro diritti devono essere sostenuti a tutti i livelli, dal governo e dalle persone. Mentre gli occhi sono puntati sulla COP a Glasgow settimana prossima, giustamente vi esorto anche a impegnarvi affinché non si perda la biodiversità nei negoziati che precedono questa convenzione sulla biodiversità, e che la nuova data sarà aprile dell'anno prossimo alla Cina. E come ha detto il nostro Santo Padre Francesco, e qui vediamo che la crisi ambientale è inseparabilmente legata a una crisi sociale e che la cura dell'ambiente richiede un approccio integrato alla lotta contro la povertà e l'esclusione. Anche un'altra richiesta della petizione è questa di mantenere le promesse degli impegni finanziari esistenti. Il Green Climate Fund è veramente una vergogna. Veramente, quella è la parola, è una vergogna che i paesi ricchi come l'Italia non hanno mantenuto le loro promesse di finanziamento, e sappiamo che i paesi ricchi hanno una responsabilità molto più grande che quella dei paesi poveri, e quindi chiediamo, veramente imploriamo il rispetto di quei impegni. Questo G20 adesso, questo prossimo weekend,
e l'opportunità veramente per fare gesti veri, concreti. E anche in questo senso la cancellazione del debito e concordare nuovi obiettivi per supportare l'adattamento e la mitigazione del cambiamento climatico in questi paesi più poveri è assolutamente urgente. E in tal senso anche ricordiamo il raggiungimento dello 0,7% del reddito nazionale lordo per la cooperazione allo sviluppo. E, infine, la petizione Pianeta Sano, Persone Sana è stata firmata da 37 istituzioni italiane e anche oggi siamo felici, felici che ieri a Taranto, abbiamo parlato di Taranto prima, e il signor Santoro, nella settimana sociale, l'organizzatore della settimana sociale, ha chiesto alle diocesi di fare investimenti solo carbon free, in altre parole, disinvestimento dei combustibili fossili, una campagna nella quale insieme alla Foxit e tante altre realtà da tanti anni che lavoriamo, quindi siamo contentissimi che questa campagna profetica, veramente per dire abbiamo bisogno di finire questa era dei combustibili fossili, e spero che anche con la spinta di Taranto si possa accelerare questo processo in tutto il territorio italiano. Quindi abbiamo bisogno di buttare i combustibili fossili. Ora vi chiediamo di fare in modo che la crisi ecologica e quella climatica siano affrontate insieme. Abbiamo tutti bisogno di andare oltre la politica e l'interesse economico per un comune dovere morale di sopravvivenza globale. Abbiamo sentito, adesso per finire, abbiamo sentito nella Precoppa Milano un mese fa, come Greta Thunberg e i ragazzi sono arrabbiati, sono veramente arrabbiati, che dicono con il bla 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 dei politici. Abbiamo bisogno di prendere sul serio il loro appello all'azione. Vi imploriamo veramente di buttare il bla 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 per agire. E finisco con una frase della Laudato Si, del nostro caro Papa Francesco, che dice: tutti noi possiamo cooperare come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno secondo la propria cultura, esperienza, coinvolgimento e talento. Grazie. Grazie a Tomas Yeshua. Procediamo spediti. Adesso con la voce dell'altro copromotore dell'incontro, Nino Santomartino, vicepresidente Foxiv. Grazie, direttore. Saluto, grazie all'onorevole Braga per averci ospitato, a tutti i rappresentanti delle istituzioni e delle realtà politiche che sono intervenute, dei colleghi e di tutti coloro che ci stanno seguendo. E Papa Francesco è intervenuto in varie occasioni, l'ha già detto Thomas, per richiamarci al cambiamento urgente dei nostri stili di vita e dei modelli di economia che finora si sono dichiarati fallimentari, che non funzionano. Tutto questo ha causato un lento e progressivo danno a tutta la nostra casa comune. Io però vorrei anche richiamare il tema della giornata dei missionari che abbiamo celebrato ieri, che era non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Ecco, se potessi fare una piccola nota a questo titolo, a questo tema, io avrei scritto: non possiamo tacere quello che stiamo vedendo e che stiamo ascoltando, perché il passato mi sembra un po'... è un auspicio troppo ottimista, insomma. Noi continuiamo a vedere, tutti noi Foxiv, attraverso i nostri soci, attraverso i nostri volontari, cooperanti, operatori umanitari, che cose che appunto di cui non possiamo tacere. E la Foxiv ha sostenuto pertanto con convinzione la petizione lanciata dal movimento internazionale Laudato Si, e che sostanzialmente si concretizza in tre richieste: una maggiore protezione della biodiversità dal 30 al 50%, riconoscendo le comunità indigene. La Foxiv, ricordo che pubblica ogni anno un rapporto sul land grabbing, l'accaparramento della terra,
e come questo va a danno delle comunità locali, delle minoranze. Poi il secondo obiettivo è il cambiamento climatico, causa migrazioni. Sono due fattori che, mi sembra Thomas già diceva, non possono essere slegati. Tutti questi temi sono tutti interconnessi. E l'Italia in questo non può essere esclusa, non può non entrare nel Global Compact delle migrazioni. Non possiamo perdere questa occasione. Il terzo obiettivo, se mi concedete la battuta, è ancora più pratico. Tutte queste attività hanno bisogno di investimenti, di finanziamenti. Occorre che la COP26 raggiunga l'obiettivo del Fondo Verde di 100 miliardi di dollari, ma nella nostra realtà, in particolare per l'Italia, serve che il governo dia una risposta concreta e urgente al finanziamento sull'APS. Dopo tanti anni, le rappresentanze delle ONG italiane, con tutta una serie di attori autorevoli, sta per lanciare la campagna 070, cioè chiederà al governo di anticipare la quota dello 0,70% del reddito nazionale lordo da destinare all'APS. Non c'è più tempo. Se non ci sono finanziamenti, guardate, è una cosa molto, sembrerà, la dico anche qui in maniera molto semplice, può sembrare che sia un battere cassa, ma non è così. Se noi non decidiamo di allinearci agli step che abbiamo sottoscritto in vista dell'Agenda 2030, ricordo che siamo in ritardo anche con lo step, nel 2021 dovevamo essere, se non sbaglio, allo 0,36 qualcosa, e noi siamo invece allo 0,20 e qualcosa, non possiamo più andare avanti. Questa è un'ipocrisia di fondo che va combattuta, e quindi noi con questa campagna chiederemo un posizionamento, un atto concreto da parte del governo di destinare questa quota nei tempi brevi, urgenti. Anzi, chiederemo già che dalla prossima legge di bilancio venga messa questa norma, venga prevista questa norma. Io concludo dicendo questo. Noi qui siamo presenti la maggior parte delle organizzazioni cattoliche per promuovere un messaggio che ha lanciato Papa Francesco, e abbiamo la necessità di parlare con tutte le realtà politiche, perché questa cosa, questi temi, questa urgenza non ha colori. Dobbiamo parlare con tutti, perché adesso è il momento di agire e di agire tutti insieme. Non rubo tempo e lascio tempo agli altri, alle altre persone che devono intervenire. Grazie, direttore. Grazie Presidente, grazie Presidente Martino. Abbiamo sentito mettere in fila problemi, prospettive, proposte concrete già o riprese di iniziative importanti come quella sullo 070. Abbiamo sentito evocare le due grandi conferenze intergovernative, la COP26 su cui tutti concentrano lo sguardo, la COP15 che ha interessato molto di meno. Mi è tornato in mente, mentre parlava in sua e poi la recitava di nuovo Santo Martino, una delle decisioni capitali che sono state prese nella sede cinese di questa conferenza. Lo dico in maniera paradossale. È stabilito di creare un fondo per aiutare i paesi più poveri nella lotta per la difesa della biodiversità. Il paese capofila, la Cina in questo caso, che si candida a guidare il fronte verde, come era già accaduto durante l'epoca della presidenza Trump, nel momento in cui si apriva un vuoto politico, è intervenuto con una cifra molto cospicua, 232 mila euro. 232 mila, mila, non milioni, mila. Vuol dire, non siamo l'anno zero, siamo l'anno meno uno. Rispetto, per questo credo che sia importante, anche per dare le proporzioni di quello che sta accadendo e i ritardi che ci sono nella comprensione di qualcosa che il tempo che corre, il Papa,
Antonio Guterres dallo scranno più alto delle Nazioni Unite, lo scranno di servizio più alto delle Nazioni Unite, continua a ripeterlo a tutti che non c'è più tempo. I giovani lo gridano, movimenti come quelli che sono raccolti qui oggi e ciò che si è detto per tutta la settimana sociale a Taranto lo sottolineano. Beh, ascoltiamo una delle voci adesso che ci aiuta ad entrare di più in questo, sono Alessandra Smerilli, economista di chiara fama e oggi collaboratrice del Papa al Dicastero per lo sviluppo umano integrale come segretaria di interim, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Io sono stato molto contento, anche se ho perso un editorialista, quindi vabbè, la vita va così. Ritorneremo sempre, restiamo in contatto. Sono Alessandra Smerilli, non la presento oltre perché la conoscete tutti. Bene, io vi ringrazio, ringrazio per l'invito e ringrazio in particolare il Laudato Si Movement, la FOCSIV, per questa iniziativa, perché abbiamo bisogno in questo momento di concretezza, di essere parte attiva del cambiamento che tutti auspichiamo. Vi porto i saluti da parte del nostro dicastero, il nostro prefetto, il Cardinal Peter Turkson, i colleghi, in particolare padre Josh, che ci rappresenterà tutti alla COP26 e quindi confidiamo anche nel lavoro che sta facendo per portare poi, per provare a fare qualcosa anche lì per quello che si potrà. E noi sappiamo quanto il tema che stiamo trattando e l'oggetto di questa petizione stia a cuore a Papa Francesco. E questo tema è l'oggetto di gran parte dei nostri lavori nel Dicastero, in particolare in due ambiti. Quelli che sono i lavori della Commissione Covid che Papa Francesco ha istituito proprio per mettere insieme persone sane e pianeta sano, e il progetto della Laudato Si Action Platform sulla quale stiamo lavorando anche qui insieme con il Laudato Si Movement. Nella Commissione Covid ci sono alcuni punti che mi piacerebbe sottolineare. Questa commissione è stata creata a marzo 2020, all'inizio della pandemia, quando tutti pensavano che in qualche mese ne saremmo venuti fuori. E Papa Francesco ha avuto questa intuizione di dire no, questo è un cambiamento epocale, sta succedendo qualcosa che ci cambierà per sempre. E lì dove molti, causa lockdown e tanto altro, sono rimasti immobili, Papa Francesco ha fatto nascere qualcosa di nuovo che sta lavorando soprattutto sull'azione. E in questa commissione, che è partita dall'ascolto e elabora proposte e cerca di poi andare sul concreto, che serve ad aiutare il Santo Padre nei messaggi, nei discorsi, in quello che lui fa, gli abbiamo chiesto di registrare un video sui temi della resistenza al vaccino, in particolare per alcune comunità latinoamericane. E questo video di un minuto ha avuto, dopo neanche due settimane dalla sua pubblicazione, più di 800 milioni di visualizzazioni. E quindi noi aiutiamo in questo, ma nello stesso tempo cerchiamo di aiutare nel concreto lì dove c'è bisogno, soprattutto di dar voce a chi non ne ha e di portare queste voci nei grandi consessi. Quindi tutto il nostro impegno, G20, COP26, molte volte in maniera nascosta, perché non abbiamo bisogno di apparire. Questo penso che accomuni molti dei presenti. Si può lavorare tanto dietro le quinte, più che con proclami, e far smuovere, a volte basta una virgola che cambia in un documento e si riesce a fare qualcosa. E quello che mi sembra interessante di questa commissione è che per poter elaborare proposte, oltre a partire dall'ascolto, noi lavoriamo con 5 task force che collaborano tutte insieme, che sono salute, sicurezza, economia, ecologia e da settembre anche migrazione e asilo. Perché
il tutto è connesso e siamo tutti connessi, che sono i messaggi fondamentali della Laudato Si e della Fratelli Tutti, ci dicono che oggi i problemi non si possono affrontare settorialmente, non si può guardare la realtà da un solo angolo perché la deformiamo. E le priorità che ci sono state affidate sono salute per tutti, cibo per tutti, lavoro per tutti. E tutto questo è visto in una logica di ecologia integrale e quindi cercando di rispondere a questi appelli. E per essere più concreti abbiamo lanciato la Laudato Si Action Platform, che è un piano d'azione per 7 anni, perché pensiamo che per rispondere per le sfide che abbiamo di fronte, l'arco temporale su cui ci impegniamo deve essere abbastanza lungo. 7 anni in cui pensiamo però che ci siano 6 anni di lavoro e il 7° è per guardare, contemplare, ringraziare e fermarci. 7 anni per 7 obiettivi che abbiamo chiamato obiettivi Laudato Si, che sono un po', non vorrei dire una semplificazione, ma nello stesso tempo semplificazione e arricchimento degli SDGs per renderli abbordabili a persone che vogliono cominciare a fare qualcosa, e 7 gruppi di persone che vogliamo coinvolgere, che vanno dalle scuole, le parrocchie, le diocesi, gli ospedali, le università, le famiglie, le organizzazioni di qualsiasi genere, civili, generare partecipazione. Quindi per raggiungere tutti, e cosa si fa in questa piattaforma? Ci si iscrive, si viene connessi e quindi si capisce quante persone stanno lavorando sugli stessi temi. Si ricevono dei piani di azione fatti per quelle determinate realtà, si possono fare dei cammini. Perché ho citato questo? Perché questo è il momento in cui seriamente bisogna passare dalle parole ai fatti, e allora il mio auspicio è che questa petizione non solo venga firmata, conosciuta, ma che aiuti a far fare delle azioni concrete. E qui dico, tutti dobbiamo fare la nostra parte, e abbiamo bisogno della politica, che noi sappiamo bene non è solo bla bla, e dobbiamo dimostrarlo però. Quindi abbiamo bisogno che tutti insieme ci si muova. E se posso dire, l'esperienza più bella che mi porto via da Taranto e dalle settimane sociali è la presenza dei 300 giovani, su 1000 delegati, 300 giovani, ci hanno consegnato un manifesto che abbiamo firmato tutti insieme, un manifesto per un'alleanza. Ecco, secondo me la marcia in più che i giovani possono dare, si sono messi tutti insieme, l'ho fatto notare dal palco, hanno lavorato tantissime realtà diverse e sono arrivati sul palco senza la loro sigla, perché sono riusciti a tirare da parte le differenze e a mettersi insieme, e propongono qualcosa di concreto, ma quando propongono si impegnano loro per primi a viverlo, ma chiedono un'alleanza, perché si sa bene che se non ci si mette insieme, giovani e adulti, non si può andare avanti. E quindi questo è un segno di speranza per me, che i giovani non sono solo arrabbiati. Noi abbiamo visto i 300 giovani rappresentanti di tanti altri giovani che sono desiderosi di camminare, e quindi abbiamo bisogno gli uni degli altri e ci dobbiamo mettere insieme. Chiudo dicendo che io sono convinta che non è l'urgenza, non è la paura che ci farà cambiare strada. La storia ci insegna che non è questo il motore. Bandura ha scritto un libro interessantissimo, Moral Disengagement, che fa notare quali sono tutti i meccanismi psicologici che scattano a livello individuale e sociale per fare in modo che non avvengano i cambiamenti che ci costano. Questo è un po' il senso. E la paura ci paralizza, ci sentiamo impotenti, sentiamo che non siamo noi responsabili, che siamo una piccola goccia nell'oceano e che non possiamo fare. Ma tutto questo blocca, oppure arriviamo a negare, sappiamo quanto negazionismo c'è, tutto questo blocca l'azione. Allora dobbiamo essere intelligenti, se vogliamo agire, da saper in qualche modo smascherare questi meccanismi e farlo con coraggio e con parresia, e cominciare davvero passo dopo passo
a fare la nostra parte. Qui nessuno si può sentire escluso dall'impegno che abbiamo e sottoscrivo, non c'è niente da aggiungere al manifesto, sono richieste concrete che devono essere sostenute e portate avanti. E grazie, altrimenti parlo troppo e poi non va bene. E mi scuso in anticipo se a un certo punto dovrò lasciare, ma sono segretaria ad interim ma anche coordinatrice della commissione Covid, e quindi il lavoro è duplicato. I doveri nel piano. Grazie Alessandro Freire, grazie Corella. E la paura non basta. Cominciamo a renderci conto, cioè mandare addirittura fuori strada, non solo sulle questioni ambientali e climatiche. Facciamo tesoro di questi primi input. Ora il programma prevede che una dei parlamentari presenti che ha un impegno urgente in commissione intervenga subito anticipando il contributo dei nostri rappresentanti in Parlamento. L'onorevole Silvia Fregolente di Italia Viva, segretaria della commissione parlamentare d'inchiesta, tra l'altro un grave disastro che avevamo visto. Io chiedo scusa, non è mia abitudine non sentire fino in fondo i convegni, ma come sa benissimo Chiara Braga, abbiamo un decreto trasporti che scade e noi di Italia Viva siamo in pochi, quindi oggi sono io o non c'è nessuno, quindi veramente chiedo scusa, farò un brevissimo intervento anche perché dopo l'intervento che mi ha preceduto poco devo aggiungere, se non tre piccoli flash. Uno, non è nuova la Chiesa a sollecitare interventi in ambito di tutela dell'ambiente, lo aveva fatto già Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, ma mai come questo pontificato, forse perché, come dice sempre Papa Francesco, viene dai paesi tra i paesi poveri, c'è un'attenzione continua e costante. Noi abbiamo parlato del Laudato Si, ma c'è lo stesso impegno nell'esortazione apostolica Querida Amazzonia, c'è nell'enciclica a Fratelli Tutti, quindi è un tema ricorrente e devo dire che lo interpreta in maniera non soltanto come ecologia della natura, ma come ecologia sociale e come ecologia umana. Se noi continuiamo a spostare le tribù più povere nel loro habitat, perdiamo la biodiversità, ma perdiamo la tutela di quegli ambienti. Ho parlato di Querida Amazzonia perché lui fa riferimento all'Amazzonia come quasi fosse una terra di nessuno depredata da tutti. In realtà non è una terra di nessuno, è abitata, è come se qualcuno arrivasse in pianura padana e decidesse di farci esattamente quello che vuole perché la vede così vasta e ampia. Vabbè, forse ad esempio la pianura padana non c'entra molto perché è piena di case, però come se fosse, ecco. E quindi l'impegno di ognuno di noi a cambiare registro. L'Europa ci sta mettendo un impegno forse come nessun'altra nazione, col PNRR e con i soldi anche che verrà dato al nostro paese. Il tema è raggiungere un equilibrio generale anche dalle grandi superpotenze. Non vogliamo, con questo non voglio dire che l'Italia non deve fare il suo ruolo, che l'Europa non deve fare il suo ruolo, lo stanno già facendo. Il tema è che però a volte sembra di vivere in un gioco del ping pong. Quando gli Stati Uniti si disinteressano a questo tema, arriva la Cina, diventa capofila. Quando finalmente abbiamo gli Stati Uniti che ritornano a occuparsene, e di nuovo la Cina a non volerne occupare fino in fondo. Sembra quasi di vivere, scommettiamo a chi viene a cena. Ecco, io penso e spero che si arrivi a un punto con le prossime tappe che diventino definitive. Ed è vero però tre cose. Uno, attenzione a fare un linguaggio troppo allarmistico e troppo terroristico. Mi spiego meglio. Da un sondaggio fatto tra le persone comuni in Italia, la maggior parte delle persone pensano che i cambiamenti climatici non dipendano dai propri comportamenti, ma che dipendano dai grandi della terra. Questo in parte è vero, però ognuno di noi può fare delle scelte concrete. Quindi se si sposta troppo verso un linguaggio terroristico, poi ognuno di noi viene in un certo senso deresponsabilizzato da fare delle scelte concrete. In secondo luogo,
sicuramente quello che il nostro paese potrà fare è mettere sempre di più in agenda questi argomenti, perché è vero che sono le tribù amazzoniche le tribù dei popoli sviluppati che hanno dei danni quando succedono delle grandi avversità climatiche. Posso dire che mai come quest'anno il nostro paese è stato oggetto di un'estate al contempo di grandi incendi e di grandi alluvioni. Forse non c'è più una nazione, e cosa è successo anche in Germania, non c'è più una nazione che si possa ritenere fuori da questi grandi eventi, perché ormai stanno arrivando a tutti. Allora noi abbiamo, e chiudo, un compito, quello di spendere bene i soldi tantissimi che ci arrivano dall'Europa col PNRR e fare scelte mirate. La collega Chiara Braga, ma non solo, i colleghi che sono qua presenti sanno quanto è difficile poter fare al contempo scelte ecologicamente ambientali e sostenibili e poi doverlo spiegare a quelli che dicono ma i posti di lavoro lo sviluppo ma l'occupazione ma il futuro. Allora forse bisogna dire una parola di verità. Mai come oggi abbiamo possibilità di creare benessere e lavoro con questi temi. E forse fa bene Papa Francesco a puntare l'attenzione non soltanto appunto sulle tematiche degli ultimi, ma anche dire che c'è un nuovo modo e un nuovo progresso da realizzare, che come abbiamo vissuto negli anni 60 un boom economico diverso, oggi ci può essere un boom ecologico che crea altrettanta prosperità, ma soprattutto un bene all'ambiente. Grazie, scusate ancora se poi fra poco dovrò andare via. Grazie onorevole Frigolenzi. Adesso abbiamo ascoltato un'anteprima delle voci politiche, degli impegni che vengono da un fronte trasversale del nostro Parlamento. Adesso ascoltiamo altre due voci, maschile e femminile, che ci aiutano ad entrare sempre attraverso la consapevolezza di esperti dentro la tematica che già in questa prima parte abbiamo introdotto con molta forza, molta incisività. La prima voce è quella di Luca Bergamaschi, che è cofondatore di ECCO, che è il primo gruppo di lavoro italiano indipendente per l'energia e il cambiamento climatico, ha svolto grandi consulenze accanto ai protagonisti anche delle negoziazioni internazionali e della riflessione internazionale sul tema, in Italia non solo. Do volentieri a lui la parola. Grazie mille. Anche io vorrei ringraziare Foxiv per l'evento e per l'invito e tutti i relatori. E, appunto, come si diceva, ECCO è una nuova realtà, un think tank nato a inizio 2021 come laboratorio di pensiero e azione per cercare di capire e accelerare la politica del clima. E io vorrei provare a capire oggi la portata politica, geopolitica e di giustizia sociale e climatica della proposta dell'appello di Foxiv alla vigilia del G20 e della COP26. Però devo rinunciare un attimo ai miei appunti, perché oggi, nelle ultime 24 ore, sono usciti due importanti documenti che però vorrei utilizzare per lasciare appunto un'indicazione di cosa guardare al G20 e alla COP26, che sono: una è accelerazione e l'altra è solidarietà. E con questi due documenti appunto vediamo come concretamente si materializzano. Allora, alle 15 di oggi pomeriggio il Canada e la Germania insieme all'OCSE hanno rilasciato il delivery plan, ovvero la rendicontazione di dove siamo rispetto ai 100 miliardi di finanza per il clima, i famosi 100 miliardi di Copenaghen e Parigi, che ogni anno dal 2020 al 2025 i paesi donatori si sono impegnati per. Allora, purtroppo la notizia è che nel 2020 non siamo riusciti a raggiungere i 100 miliardi, nel 2021 non riusciremo a raggiungere i 100 miliardi, non ci riusciremo neanche nel 2022. L'aspettativa è che se le cose non cambiano si riuscirà a raggiungerli nel 2023 e superarli nel 2024 e nel 2025. Quindi siamo molto in ritardo, ma da un punto di vista aggregato forse ce la faremo ancora a mobilitare più di 500 miliardi in 5 anni. E quindi qui la parola accelerazione la poniamo subito sul tavolo del G20 e della COP, ovvero riusciamo a Roma e a Glasgow a raggiungere 100 miliardi almeno nel 2022?
invece che 2023, per esempio. E l'altro documento invece importante è quello pubblicato dal Comitato Centrale Cinese delle cosiddette politiche 1 più N. Allora, uno sono le politiche, è la narrativa, diciamo, le linee guida generali, che è un po' come la legge per il clima del Parlamento europeo, mentre le N sono tutte le politiche settoriali, è il pacchetto Fit for 55 che arriverà un po' dopo. E in quel documento lì di fatto si riafferma la politica di Xi Jinping annunciata l'anno scorso di soprattutto di controllo e diminuzione dell'utilizzo del carbone. Anche qui riusciamo a Roma a mandare un segnale di uscita dal carbone rispetto al controllo e la diminuzione? Quindi uscita. Questa è una parola da vedere se c'è nella dichiarazione dei leader, oppure se alla fine della COP26 c'è un'idea di uscita e quindi come dice il presidente della COP26, di consegnare il carbone alla storia, quindi di mettere... questo per dire appunto, accelerazione, la solidarietà ovviamente è tutta nei 100 miliardi, un po' il mio passaggio sul pacchetto finanziario si concentrerà su questo. Allora, al G20 cosa vogliamo fare al G20? Al G20 c'è quello che Thomas diceva, l'ambizione, cioè cercare di... Riusciremo i leader, anche Xi Jinping, anche Modi, ad aumentare la riduzione delle emissioni negli anni 20 di questo secolo, che sappiamo essere decisivi, in linea con l'1.5, che è il target di Parigi, ma è uno dei target di Parigi. La discussione al momento è Parigi vuol dire sotto i 2 o 1.5. Sappiamo quanto uno 0.5 faccia molta differenza, quindi un riconoscimento dell'1.5 è importante, ma anche della neutralità climatica al 2050, che appunto che come gruppo i G20 non hanno ancora adottato. E poi uscire dal carbone, no? Quindi uscire dal carbone, questo è importante. Ci riusciremo, il consenso è difficile, però al centro di questo consenso c'è la domanda è cosa mettiamo noi sul piatto, e quindi il pacchetto finanza, a cui tornerò dopo. Il G20 però si terrà in un contesto difficile, un contesto di equità dei vaccini o inequità, di ripresa globale debole, di tensioni globali tra Stati Uniti e Cina. Abbiamo visto cosa è successo in Turchia nel weekend. E quindi forse mi chiedo se la petizione, più che una petizione dal basso, può diventare in realtà il clima, e questa petizione è veramente un collante geopolitico di cooperazione globale e solidarietà. Cioè, dov'è che noi dimostriamo la cooperazione globale se non attraverso questo tema qua e questa petizione qua? E quindi rilanciare poi un'idea di cooperazione globale, no? Questo sia al G20, ma anche alla COP26. E la COP26 è in realtà, cosa deve fare? Molto semplicemente dobbiamo chiudere i divari. Ci sono tanti divari, no? Rispetto all'1.5, rispetto alla finanza, quindi riusciremo a fare passi avanti sui 100 miliardi e sull'adattamento, sulle perdite e danni. Però la COP26 è anche uno spazio geopolitico molto più neutro rispetto al G20, e quindi dove paesi come Cina e India possono sentirsi, tra virgolette, più a loro agio, perché non spinti da un blocco geopolitico o l'altro per diciamo, contribuire all'obiettivo globale comune, che è quello appunto delle Nazioni Unite e della COP. Vedremo. Arrivando un po' alla concretezza, come diceva il segretario Smerilli, il pacchetto finanza è fondamentale per mobilitare i volumi e anche le riforme finanziarie, ma non solo i 100 miliardi, ma a noi servono i trilioni, perché se guardiamo ai bisogni rispetto alle promesse, dobbiamo concentrarci a come mobilitare quei trilioni lì. Allora, la proposta di riforma del debito o di creare anche spazio di fiscalità per tutti i paesi è fondamentale, e quindi un impegno per esempio dei G20, i G20 donatori, perché nel G20 ci sono i paesi in via di sviluppo e paesi donatori, per esempio a riallocare una cosa che sembra tecnica ma è fondamentale, i diritti speciali di prelievo, che sono diritti che sono stati emessi dal Fondo Monetario Internazionale a tutti i suoi membri. Ovviamente i membri più pesanti come Europa e Stati Uniti hanno ricevuto più. Allora, venendo a sodo, l'Italia ha ricevuto in agosto 20,6 miliardi di dollari. Perché non pensare a come ridistribuire? In totale i G7 hanno ricevuto oltre 280 miliardi di dollari. Quindi riallocazione dei diritti, ricapitalizzazione delle banche multilaterali di sviluppo, perché noi, come ha detto anche il presidente Draghi, come shareholder delle banche multilaterali di sviluppo non chiediamo o non ci impegniamo per ricapitalizzare, alzare il volume
con i quali le banche multilaterali di sviluppo possono dare sostegno ai paesi in via di sviluppo per la transizione ecologica che vogliamo fare noi, ma che devono fare anche loro, e come mobilitare la finanza privata. Arrivo poi alla finanza per il clima, perché la finanza per il clima e 100 miliardi è una questione molto, molto COP, però 100 miliardi, pensiamo solo a quanto l'Italia riceve con il Recovery Plan, mettiamoli in contesto, no? E abbiamo, venerdì abbiamo pubblicato un paper a riguardo di una strategia italiana di finanza per il clima. Non entro in tutti i dettagli, ma secondo me alcune cose che sono state nominate sono importanti. Qual è la quota equa dell'Italia? Cioè, rispetto ai 100 miliardi, quanto dobbiamo dare? Allora, attraverso calcoli che tengono in conto indicatori come la popolazione, le emissioni storiche e il reddito nazionale lordo, abbiamo visto che l'Italia ha un peso circa del 4%, quindi 4% di 100 miliardi sono 4 miliardi di dollari l'anno, che sono 3,4 miliardi di euro. Al momento quanto diamo come Italia? Diamo 500 milioni di euro. Quindi siamo molto molto indietro, potremmo fare molto molto di più, e il nostro gap rispetto alla promessa fatta dal presidente Renzi a Parigi è di 800 milioni di euro. Cioè, noi a Parigi abbiamo promesso 4 miliardi, però non annuali, ma su 6 anni, e siamo indietro di 800 milioni. Quindi vedremo cosa porterà il presidente Draghi a Roma o a Glasgow, e ci aspettiamo almeno un raddoppio dei 500 milioni, quindi l'Italia metterà probabilmente sul piatto una cifra importante, ma ancora lontana dai 3,4 miliardi di euro. Allora, dove li prendiamo e cosa possiamo fare? E qui la proposta di Fox, la campagna di Fox è molto importante, vedremo perché. Allora, abbiamo tante leve, c'è quella bilaterale, che è quella degli aiuti allo sviluppo. Allora, quanto dà l'Italia in aiuti allo sviluppo? Si diceva lo 0,22%. No? Poi bisogna anche vedere all'interno di questi aiuti allo sviluppo qual è la quota clima, no? Perché ci sono tante cose. La maggior parte dei nostri aiuti allo sviluppo in realtà vanno in Italia per la migrazione interna, diciamo. Quindi lì bisogna rivedere davvero tutto il pacchetto. Allora, l'Italia nel 2019 ha dato il 22% di questo 0,2%, che equivale a 236 milioni di euro, di dollari. Allora, la Germania, uno, da già un APS di 0,7, quindi la Germania ha già raggiunto la proposta di Foxiv, e dà nel 2019 il 43% per il clima. Quindi, facendo i conti, ha mobilitato la Germania 8,2 miliardi di euro, scusate, di dollari, 8,2 miliardi, attraverso appunto questa combinazione. D'Italia 232 milioni, ovvero 35 volte in meno. Quindi questo è per dire che lo spazio è tantissimo. Allora, noi abbiamo calcolato che se l'Italia neanche arrivasse allo 0,7, ma allo 0,5% di APS, e a quello allocherebbe di quella parte lì 50% al clima, noi da soli col bilaterale riusciremo a mobilitare 4,5 miliardi di euro. Quindi da soli la parte bilaterale sarebbe oltre la quota equa. E questo per non nominare il canale multilaterale, cioè quanto diamo nei fondi multilaterali noi, questo per non nominare il ruolo di CDP, il ruolo di SACE, per esempio, e la legge di bilancio può essere un'opportunità per, come nostra proposta, dedicare 250 milioni di euro per un fondo sul clima di CDP. Un'altra questione, chiudo il pacchetto finanza, è dove li mettiamo, no? È importante qui bilanciare la mitigazione con l'adattamento, per quello che diceva Thomas anche. Noi è importante concentrarci sulla mitigazione perché dobbiamo arrivare all'1,5, ma l'adattamento è altrettanto importante per quello che si è detto sugli impatti. E quindi un bilanciamento di priorità è importante, ma anche delle perdite e i danni, che è un grande tema della COP. Perché l'adattamento è, io mi adatto, cerco di adattarmi per quello che potrebbe venire. Le perdite e danni è tutto quello che è successo. E non c'è ancora una responsabilità, non ci sono neanche dei pacchetti di finanza per le perdite clima. E chi sono i più colpiti? Sono le comunità indigene, sono le persone delle fasce in povertà, che è vero che gli impatti sono dappertutto, però se un impatto succede in Italia, noi più o meno lo gestiamo, più o meno. Se lo stesso impatto avviene in Nord Africa, in Africa, ci sono conseguenze diverse. Quindi è quella diseguaglianza di impatti, quella costruzione di rete, perché noi siamo comunque un paese resiliente, poi fino a un certo punto. E quindi la programmazione della cooperazione e la priorità con una scelta politica è fondamentale, no? Mitigazione, adattamento, chi, comunità, quali comunità, dove, no?
importante. E concludo con semplicemente riallacciandomi al supporto finanziario anche per la conservazione della biodiversità e quindi l'obiettivo del 50% di conservazione, che è un tassello importante di quell'approccio che diciamo adesso a livello internazionale si chiama di nature positive, che è un approccio diciamo positivo che ribalta il paradigma di distruzione e consumo del capitale naturale per fermare diciamo la perdita degli ecosistemi, proteggere, conservare e ripristinare. Però la conservazione non ha un prezzo oggi, com'è che lo prezziamo, no? La conservazione. E il supporto finanziario è necessario, ma più in generale, e concludo, è capire come dare valore, ma non solo economico, che è importante. E secondo me il supporto e il lavoro di Foxit, ma anche di tutto il mondo cattolico, è che ci ricorda che c'è un valore anche di sicurezza umana, solidale, sociale e etico. E però è compito della politica catturare e dare voce a queste dimensioni oltre a quella economica. Grazie. Grazie. Salutiamo solo Alessandra Smerilli che deve lasciarci. Stavo dicendo grazie per l'intervento di Luca Bergamaschi, molto, molto ficcante, molto concreto. Mi permetto una notazione, io non so se i dati sono ragionati, gli ultimi di cui disponevo erano le analisi dell'OCSE sui miliardi dei famosi 100 che erano stati dati per il 2019, erano quasi 62 miliardi, si è arrivati a 62 miliardi, faccio notare due percentuali, il 73% erano crediti, il 27% erano dono dai paesi donatori, come se non avessero abbastanza debiti. Paesi ai quali ci rivolgiamo. No, questo per sottolineare, per dire che c'è una difficoltà ulteriore dentro le cifre che usiamo e bisogna guardarle tutte fino in fondo. Io noi ci proviamo. Posso dire che questo l'Italia è invece avanti rispetto agli altri. Noi la nostra media... almeno siamo donatori. E siamo il 60% della nostra finanza per il clima è in doni, mentre per esempio il 10% solo della Francia è in doni, in concessione. La Germania è 40-50. Diciamo, siamo più bravi noi, ma i volumi sono naturalmente alti. Però su questo noi teniamo presente anche qui tutto questo, perché migliore. È parte importante del nostro ragionamento. Adesso ascoltiamo con interesse Maria Grazia Midulla, una comunicatrice e organizzatrice di campagne importanti, oggi responsabile per il clima ed energia di WWF Italia. Maria Grazia Midulla. Eh sì, non sono più comunicatrice da molti anni, mi occupo di clima da parecchio. Non si perde il vizio. Sì, esatto, questo è vero. Però volevo ricordare la prima volta che entrammo in contatto proprio sulle nostre tematiche con il mondo cattolico. Fu nel 2001, stavamo alla vigilia del... anzi, forse nel 2002... Eravamo alla vigilia dei primi 10 anni della convenzione di Rio, del vertice della Terra, quindi Rio più 10, poi Rio più 20, poi adesso l'anno prossimo dovrebbe essere Rio più 30, questo ci ricorda il tempo che passa. E ci fu un titolo di giornale che diceva che il Vaticano, un alto esponente del Vaticano, diceva: noi siamo d'accordo con WWF e Greenpeace sull'approccio al problema dell'acqua. E in realtà quindi diciamo che ognuno sulla base di conoscenze e di analisi, ma anche di esperienza diretta, e si è alla fine incontrato su un terreno comune. La Laudato Si l'abbiamo sentita molto come un qualche cosa che raccoglieva un movimento che era in itinere. Ricordo che in Perù, alla COP di Lima, che tra l'altro era presieduta da quello che è il nostro attuale lead clima ed energia al WWF, e ci fu un'importante riunione di tutti i vescovi latinoamericani che portavano la loro esperienza e come loro vivevano nelle loro comunità il problema climatico e in generale il rapporto con la natura. E è ovvio che noi oggi siamo un po' preoccupati
siamo preoccupati per la COP26, siamo preoccupati per il G20 e siamo preoccupati però perché stiamo arrivando alla reiterazione. Cioè stiamo arrivando al momento in cui non si può fare più il bla 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 di Greta Thunberg. E quindi noi speriamo che da Glasgow, piuttosto che anche prima da Roma, venga qualche notizia che però dia il segno di una concretezza. Se vogliamo andare sulle parole d'ordine, io oggi rispetto al passato, dopo la negazione di cui parlava Alessandra Smerilli prima, vedo come grande, grande pericolo quello della dilazione. È un pericolo che vedo all'estero e che vedo in Italia. E come parlamentari italiani ovviamente non posso che farvi un accurato appello a cercare di fermarlo sia all'estero che in Italia. Noi abbiamo fissato come WWF le grandi scommesse rispetto alla COP, le linee rosse, perché ormai per fortuna tutti si sono accorti che siamo in codice rosso. Questa è un'espressione che se l'avessi detta io mi avrebbero detto catastrofista, l'hanno detta le più alte cariche, diciamo da quelle statunitensi in là, e probabilmente allora ci si rende conto che qualche cosa sta succedendo, come se non fosse abbastanza vedere in un anno fenomeni i più incredibili possibili, compreso, scusate se qui è la mia esperienza di paesi nordici, 50 gradi in Canada. Cioè se questo come se questo non dovesse bastare per farci allarmare. La prima cosa quindi accelerare, il primo scopo della COP e del G20 in Italia, accelerare la decarbonizzazione. Ora e subito. Aggiungo, non dando spazio a tattiche dilatorie, perché le tattiche dilatorie possono essere anche nel dire no, ma aspettiamo Godot, aspettiamo la soluzione magica che ci tirerà da fuori da tutti i guai. Noi oggi abbiamo delle soluzioni, ce l'abbiamo qui, ce l'abbiamo adesso e dobbiamo usarle immediatamente. Una buona notizia tra le tante da Taranto, anche l'intenzione di stimolare tutte le comunità cattoliche a fare le comunità energetiche. Quello è il segno della concretezza. Ovviamente le comunità energetiche vanno accompagnate da tutto quello che serve rispetto alla transizione energetica, però quello è sicuramente un atto di concretezza e di quello che l'anticipo subito, la parola d'ordine che voglio dire dopo, di responsabilità, perché la chiave è la responsabilità, diciamocelo. Poi il secondo punto è trarre beneficio dalla natura, quindi le famose nature-based solution, che, badate bene, devono essere non la sostituzione di altre azioni di riduzione delle emissioni, perché questa è la chiave. Cioè se qualcuno pensa che noi siamo nella condizione di dire no, ma non riduciamo, ma piantiamo alberi, non ha capito nulla. Noi oggi siamo nella condizione che dobbiamo non solo ridurre drasticamente, dobbiamo usare tutto quello che possiamo per assorbire CO2 e tutto quello che possiamo, naturalmente è la natura, e usare la potenza e la capacità della natura per far fronte all'impatto del cambiamento climatico. Perché se qualcuno sta pensando, sta ridacchiando per costruire delle enormi opere idrauliche come modo di adattamento, ha sbagliato. In realtà è dimostrato e ultra dimostrato che la natura è la nostra più grande assicurazione nei confronti dell'impatto del cambiamento climatico, sapendo benissimo che se il cambiamento climatico è distruttivo, noi non ce la fa né noi né la natura, anzi la natura ne viene distrutta quanto noi. Poi c'è aiutare la natura
e le persone ad adattarsi, perché purtroppo la natura, io vi potrei mostrare immagini che fanno veramente stringere il cuore rispetto per esempio all'impatto della siccità nel mondo, il fenomeno di cui nessuno parla, perché il Canada lo vediamo, la siccità non la vediamo, e soffrono milioni, milioni, milioni di persone in tutto il mondo. La mappa della siccità nel mondo è da far tremare i polsi, e anche la mappa della siccità in Italia, andatevi a vedere pure quella. E poi ovviamente la finanza, Luca ne ha parlato strabene in modo più che completo, e poi c'è naturalmente che la COP deve servire per far partire l'attuazione. È chiaro che lì si parlerà di cose che annoiano il pubblico, ma che sono molto importanti. La trasparenza vuol dire come calcoliamo le emissioni, quindi non è che è una cosa che non è importante. E i mercati del carbonio, lì si discute se accettare di contare due volte i crediti di carbonio da parte di qualcuno o no, cioè sono cose che hanno un grossissimo impatto e che sono molto importanti. Però anche bisogna che da Glasgow venga il senso che noi stiamo partendo ovviamente con gli impegni, quindi lì il problema vero sono gli impegni di ciascun paese, e stiamo partendo con l'attuazione anche nei vari settori economici. Quando dico gli impegni, quindi richiamo la responsabilità. E la responsabilità, ecco, qui vorrei sottolineare, la responsabilità la dobbiamo sentire tutti e ognuno, e non la dobbiamo paragonare a quella degli altri, perché una delle tendenze oggi è dire: se non agisce la Cina, noi non... Ma no, alcune corti, addirittura alcuni tribunali l'hanno detto in modo chiaro: tu devi agire al di là di quello che fanno gli altri. Perché è tua responsabilità, e qui il richiamo dei giovani, è tua responsabilità morale, perché io la voce dei giovani la sento come una voce morale che dice: io, tu mi stai negando il futuro. E quindi è un richiamo prima di tutto morale. Questa responsabilità la dobbiamo sentire tutti. Ognuno di noi non lo deve vivere come un patimento il fatto di fare delle azioni concrete. Io dico sempre alle persone: cominciate a eliminare i combustibili fossili dalla vostra vita. Perché qualcosa si può fare, è ovvio che è difficile, però qualche cosa si può fare. Ed ugualmente tutti i paesi devono agire in questo senso. Se posso richiamare, vorrei dire tante cose, ma forse non è il caso nei tempi che ci sono dati, e quindi non parlerò per esempio all'interno del G20 e di altro dell'importanza di affrontare la questione dei sussidi ai combustibili fossili, senza cambiare le carte in tavola, magari dice, senza che a qualcuno venga in mente di dire che i sussidi ai combustibili fossili non sono anche i sussidi indiretti, perché sono anche i sussidi indiretti. Nello stesso tempo la questione della giusta transizione, cioè la questione che non deve essere la scusa per agire più lentamente, ma anzi... Noi sempre più oggi stiamo vedendo che interi settori economici sono a rischio perché si è agito troppo lentamente. Quindi la giusta transizione vuol dire agire velocemente, ma nello stesso tempo cercare di fare in modo di minimizzare l'impatto sociale. Però concludo invece con la grande speranza per la COP26, ma per il futuro, che si ricollega anche qui a quello che dicevano i relatori precedenti. Anche qui, come ho detto all'inizio, c'è un filo verde. Il nostro slogan è Together Possible. Quindi quello che ci deve in realtà far comprendere è che c'è una responsabilità individuale, ma poi c'è il fatto che insieme tutto è possibile.
E questo come individui, perché ormai da molti anni siamo abituati, anzi il Covid questo l'ha accentuato, a ragionare come individui, però anche come paesi e come collettività internazionale. A me piacerebbe che da Glasgow, e forse prima dal G20, ma lì vediamo, almeno dovremmo vedere i primi segni, venisse proprio questo, che si può anche fare la competizione, però la competizione all'interno di un fine comune che è quello decisivo della, ormai della sopravvivenza della civilizzazione umana. E questo non è un fine negoziabile, così come la scienza non è negoziabile. Conclusione che invita alla riflessione, ma come si dice anche non ammette repliche, quello che non è negoziabile abbiamo chiaro, no? Quali sono le cose che, su cui bisognerebbe poter convenire. Qui è importante adesso ascoltare le voci dei nostri rappresentanti in Parlamento, nervature diverse, esperienze diverse, adesioni diverse, ideali, una questione che ci riguarda tutti. E uno dei grandi problemi con i quali continuiamo a misurarci, non solo in Italia, a livello globale, complessivo, nei rapporti anche tra Stati, è l'intermittenza e la contraddittorietà dell'azione da parte degli Stati. Non c'è niente di peggio, lo sperimentiamo anche ad altri livelli su altre questioni, che intraprendere una strada, fermarsi, tornare indietro, girare di lato, far finta che l'obiettivo non sia quello, perché alla fine si disorienta contemporaneamente ai decisori, ai legislatori, che non sanno più neanche loro quali fini stanno perseguendo davvero, l'opinione pubblica, tutti noi, e non si accompagna quello che, come dicevo all'inizio di questo incontro, dal basso germina e non intende farsi frenare comunque da evoluzioni e circonvoluzioni. Però c'è bisogno di tutti insieme. È molto importante il contributo che i nostri rappresentanti possono dare nelle istituzioni, perché il tempo stringe e le decisioni che orientano l'angolazione dello sviluppo dei processi sono molto importanti. Allora, abbiamo qui al tavolo con noi il senatore Andrea Ferrazzi, poi ci sarà l'onorevole Patassini della Lega, che si connetterà attraverso Zoom. Abbiamo l'onorevole Maria Teresa Bellucci di Fratelli d'Italia, e ultima non ultima, ce ne sono altri due illustri senatori, la senatrice Virginia Lamura del gruppo Misto e il senatore Gianni Pietro Girotto. Come? Si collega? Si collegherà, telematico. Dunque, i partiti rappresentati sono il PD, la Lega, come abbiamo detto, Fratelli d'Italia, il gruppo Misto della Camera con la senatrice Lamura e il Movimento 5 Stelle. Quindi diciamo c'è un fronte, abbiamo già ascoltato anche la deputata Fregolente di Italia Viva. E io seguo l'ordine che mi è stato proposto, il senatore Andrea Ferrazzi, che è vicepresidente, fra l'altro, della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e degli illeciti ambientali, diciamo, che anche per storia personale si occupa di questi temi da sempre, insomma, non solo, no? Giusto? Andrea Ferrazzi. Grazie, direttore, grazie a tutte voi, a tutti voi, grazie a Chiara per accoglierci in questa sede oggi. E gli spunti che avete dato sono innumerevoli, io ne accolgo qualcuno anche perché i tempi sono molto ristretti. Together possible, dicevi adesso, chiudendo la tua relazione, io direi only together is possible. Cioè, l'elemento centrale è questo. E questo determina la sconfitta di ogni, io vorrei usare quella parresia di cui parlava prima la sorella, naturalmente la mia parresia, perché è la mia posizione, è la nostra posizione. Questo determina una conseguenza politica diretta, che ogni nazionalismo, ogni sovranismo, di fronte alla crisi climatica, è del tutto ininfluente.
ed è solamente attraverso processi di integrazione, diciamo, successiva tra gli stati e col metodo del multilateralismo che si può risolvere la questione. Viceversa non si fa assolutamente nulla. Se la crisi del Covid sta insegnando una cosa, è esattamente questa. Di fronte ai Covid l'Europa poteva o schiantarsi contro il muro declinando rispetto alla, insomma, all'inesorabile tramonto che alcuni vedevano, oppure reagire con forza. Ha seguito la seconda, ma perché? Per uno stato di necessità, per un principio di razionalità prima che di valenza etica sovranazionale. Perché è del tutto evidente che se ogni paese fosse andato per la propria strada sarebbe stato un massacro per tutti. E quindi la necessità dell'azione congiunta è quello che ha determinato un processo, un salto in avanti importante. Il PNRR è stato per la prima volta nella storia dell'Unione Europea finanziato attraverso debito pubblico dell'Unione Europea stessa, non col sistema classico dei contributi poi distribuiti. Ed è un salto di qualità nell'integrazione assolutamente straordinario. E allora vorrei dire questo, come dire, al cappello di questo breve intervento, cioè la necessità di affrontare le questioni a livello globale comporta il fatto che naturalmente bisogna agire di conseguenza, e quindi appunto l'integrazione successiva e il multilateralismo come metodo assolutamente fondamentale. Il pianeta sano, persone sane, il pianeta in cui viviamo grida. Ora, io credo, insomma, lo dico un po' anche da credente questo, che il cuore della Laudato Si, dal punto di vista teologico, sta esattamente nella riflessione che il Papa fa sulla teologia di San Bonaventura, nel quale riprende il tema della Trinità, e cioè racconta il fatto che siccome il cristiano crede in un Dio che è trinitario, cioè comunità in se stessa, e tutto è stato creato a immagine della Trinità, dunque tutto è relazione, e di conseguenza non esiste salvezza dell'uno se non è salvezza di tutti. E tutto è interconnesso. Quando si dice il pianeta, no, in cui viviamo, grida, dicevi tu Chiara all'inizio quando hai fatto l'introduzione, citando il Papa, non solo le persone, il pianeta, riprendendo il capitolo 8 poi, insomma, dei Romani di San Paolo, cioè è tutto il pianeta che grida. E in questo grido naturalmente ci sta anche l'uomo. E questa è una consapevolezza che naturalmente ognuno ha, c'è chi ce l'ha in base alla fede, che ce l'ha in base alla ragione, in base alla riflessione, ma certamente è una consapevolezza che nasce dall'analisi delle cose. Cioè l'uomo dotato di ragione, di razionalità, non può che arrivare a questa conclusione. E quindi davvero non possiamo non tacere, non possiamo non tacere che il cambiamento climatico è già il primo, lo dicevano già la conferenza di Nairobi di 2 anni fa, motore dell'immigrazione, e sarà sempre di più così. Non possiamo non tacere il fatto che il mutamento climatico con le guerre dell'energia comporta le più grandi tensioni a livello anche geopolitico internazionale. Pensiamo quanto la nostra dipendenza, per esempio, dall'approvvigionamento del gas a livello internazionale, dalla Russia, dall'Ucraina, in parte dagli Stati Uniti e dal Nord d'Africa, determina poi il nostro posizionamento internazionale. E quando dunque l'autonomia climatica, l'autonomia energetica attraverso le risorse green sia fondamentale anche dal punto di vista della politica internazionale, dell'autonomia nella politica internazionale degli stati. Non possiamo tacere che il cambiamento climatico sta diventando, questo ce lo dicono insomma i mondi dell'intelligence, l'elemento chiave nella sicurezza internazionale, le guerre dell'acqua, quello che poi comporta appunto a livello e mondiale tutta questa crisi. Chiara citava la questione della Costituzione. Io ho avuto l'onore di essere stato nel Comitato Ristretto dei Sette che in Senato ha scritto il testo della riforma della Costituzione all'interno della Commissione Affari Costituzionali. E quello è stato un salto di qualità, secondo noi, importantissimo. Chiara parlava di cambiamento di paradigma. E abbiamo la possibilità, è stato votato il 12 di giugno il 9 di giugno è segnato, il 12 di ottobre alla Camera, ora vuol dire che entro la metà di gennaio, fine gennaio al massimo, possiamo votarlo in via definitiva, nel quarto passaggio definitivo alla Camera.
E quello è un passaggio fondamentale. Naturalmente, come diceva il direttore, quando si costruisce l'eco è sempre bassa, quando si distrugge, si attacca, si fa polemica, l'eco è alta. Se ne è parlato molto poco di questo. Ma invece ha una conseguenza drammaticamente positiva, come dire. Cioè, per esempio, non solo aver inserito la tutela delle biodiversità, degli ecosistemi, dell'ambiente e una forma giuridica, diciamo, di tutela degli animali, ma anche l'articolo, e quindi per la prima volta nella storia della Repubblica abbiamo non modificato, integrato uno dei primi 12 articoli dei principi fondamentali della Costituzione, non era mai avvenuto. O io dico integrato, non modificato, non abbiamo cambiato una virgola, perché poi abbiamo dovuto naturalmente confrontarci anche con i sacerdoti della Costituzione che giustamente dicevano: ma cosa state facendo, eccetera. E però anche l'articolo 41, perché il bilanciamento costituzionale che inserisce nella Costituzione non solamente la legittimità della libertà dell'intrapresa economica, ci mancherebbe anche altro, ma il bilanciamento prevedendo però la tutela della salute e dell'ambiente, che non era previsto, questo crea un equilibrio che avrà delle conseguenze potenti dal punto di vista politico-legislativo, ma anche della giurisprudenza. E naturalmente questo deve avere anche un salto dal punto di vista culturale. Penultimo passaggio, PNRR. A me non piace quella R letta come, come dire, ritorno al passato, no? Cioè è piano nazionale di ripresa. Cioè il tema non è solo riprendere in base al vecchio PIL, eccetera, o resistere, trasformare. Il tema è trasformarsi. Il tema vero è che se non mutiamo il modello dell'economia e il modello della convivenza a 360 gradi e ritorniamo da punto da capo, con delle conseguenze ancora più devastanti, perché la potenza della tecnoscienza, quando diventa mito e invece gestita, diciamo, dalla ragione umana, può avere delle conseguenze che sono assolutamente catastrofiche. Ovviamente il PNRR è una grandissima occasione, però finisce nel 31 di agosto del 2026. Allora dobbiamo ancorarlo all'azione politico-istituzionale, diciamo quella ordinaria. Quindi con i bilanci ordinari dello Stato, e dobbiamo ancorarlo anche con i fondi strutturali europei, i fondi di coesione europei, via dicendo. Da qua al 2026 abbiamo fondamentalmente tre fonti di finanziamento, che sono queste tre, circa 30 miliardi all'anno. Ecco, dobbiamo agire nel tempo e nella coerenza. Nel tempo vuol dire che dobbiamo andare oltre quella prospettiva del 2026, del PNRR, e con la coerenza, cioè tutti gli strumenti che mettiamo in campo dovranno essere naturalmente coerenti. Ultimo passaggio, è di ogni evidenza, è già stato detto da più di qualcuno oggi, che la transizione non sarà una passeggiata. Cioè chi immagina che basta uno slogan, una manifestazione o un rapporto scientifico credibile per risolvere la questione non ha capito nulla. La transizione sarà drammatica. Chiudere il carbone, cosa che dobbiamo assolutamente fare, comporta una ventina di milioni di posti di lavoro nel sud-est asiatico e in Australia. Lo dobbiamo fare naturalmente, ma dobbiamo gestirla, per seguire l'esempio che lei faceva prima. E quindi da questo punto di vista serve una consapevolezza culturale a 360 gradi e una grandissima determinazione nella gestione politica e istituzionale della transizione. Perché di tutto è chiaro che nel momento in cui tu devi fare la sostenibilità ambientale la devi accompagnare con quella economica e con quella sociale, perché altrimenti il tavolo, se non ha le tre gambe, non può stare in piedi. Grazie. Grazie al senatore Ferrazzi. La trasformazione, si parla anche di conversione. Una delle cose che dicevo, che ho detto alla fine l'incontro di Taranto, che si è scoperto che conversione è una parola anche laica e che riguarda anche i laici, non solo i credenti. E la si capisce in profondità. Questo può far solo bene, se sentiamo a fondo dentro. Allora, sentiamo un'altra voce collegato con noi attraverso Zoom, mi viene confermato, quindi potenti mezzi a nostra disposizione ci consentono di ascoltare anche l'onorevole Tullio Patassini della Lega, anche lui in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici alla Camera dei Deputati, diretto nel Centro Italia, nelle Marche. Eccolo qua. Assolutamente. Mi sentite? Siamo qua, sentiamo. Eccoci. Allora, grazie per l'organizzazione di questo importante momento di condivisione e riflessione che diventa strategico in un momento
momento proprio come questo in cui siamo vicini all'appuntamento di Glasgow, quindi vicini a appuntamenti internazionali fondamentali. Grazie a Foxiv, al direttore, all'onorevole Chiara Braga, che si è fatta un po' portavoce in mezzo a noi deputati e senatori, di poter condividere insieme a tutte le associazioni questo momento. Io vorrei, se mi permettete, rovesciare un po' il paradigma della petizione, nel senso che io invertirei mettendo avanti prima persone sane e poi ambiente sano, perché non vorrei, e lo dico poi argomentandolo, che questa preoccupazione per l'ambiente in qualche modo ci faccia mettere da parte invece l'importanza che hanno le persone sia nelle loro attività quotidiane e sia rispetto a coloro che devono veramente vivere e condividere gli effetti di questa transizione ecologica. La transizione ecologica è evidente, lo hanno detto tutti, non lo sto a dire, che può essere globalmente a livello di paesi internazionali e globalmente all'interno di singoli componenti di ciascuna comunità locale. È una questione veramente globale che possiamo vincerla, e lo diceva prima anche il collega Ferrazzi, solo ed esclusivamente tutti insieme, perché il comportamento più virtuoso di un altro potrebbe essere in qualche modo neutralizzato al comportamento meno virtuoso di qualcos'altro. Nelle nostre attività quotidiane noi pensiamo che la sostenibilità ambientale debba essere infatti conciliare con la sostenibilità sociale ed economica di ogni azione. Quindi proprio in questa crescita integrale che da più parti stamattina e oggi pomeriggio ho sentito parlare. Noi abbiamo vissuto l'Ottocento, che è stato il secolo in cui si guardava solo l'aspetto economico, quindi rivoluzione industriale, boom tecnologico, crescita di posti di lavoro in cui l'aspetto economico l'ha fatto da padrone. Siamo arrivati in qualche modo al secolo scorso in cui sono emerse anche e in maniera importante e qualificata delle questioni di carattere sociale, previdenza, attenzione agli ultimi, attenzione ai più poveri, benessere diffuso. Questo è veramente il secolo della sostenibilità ambientale. Facciamo solo un'attenzione, che mentre nei due secoli precedenti una sostenibilità poteva mettere in difficoltà le altre due, come un tavolo a tre gambe, come uno sgabello a tre gambe, in questo momento la sostenibilità ambientale deve per forza conciliare e coincidere con una sostenibilità sociale ed economica, perché è vero, io ho sentito parlare di miliardi, ho sentito parlare di risorse, ma attenzione, la Chiesa ci insegna che prima di tutto bisogna essere realisti, e il realismo nasce dal fatto che la ricchezza, prima di essere redistribuita, va prodotta. Non ho mai visto in nessun sistema economico negli ultimi millenni una possibilità che vi fosse una ricchezza, escluso Eremita chiaramente, ma quello appartiene al mito, in cui la ricchezza va prodotta. E gli effetti di questa transizione ecologica, che ripeto è fondamentale, facciamo attenzione perché ricadono prima di tutto sugli ultimi, ricadono prima di tutto sulle popolazioni più povere, anche e in particolare nei paesi industrializzati. Questa necessità di decarbonizzazione inciderà purtroppo necessariamente sui posti di lavoro, sui mestieri, ma pensiamo anche a questo momento in cui la crisi economica, la crisi energetica sta facendo lievitare i costi delle bollette energetiche di tutti. Su questo i primi a pagarne gli effetti pesanti sono i più poveri, sono i più deboli, sono le fasce più bisognose invece di aiuto. Quindi ben venga la transizione, ma la transizione non può essere una transizione selvaggia e addirittura non può, cosa che noi ormai diciamo da un po' di tempo, non possiamo pensare che un'accelerazione in una parte del mondo non sia accompagnata da un comportamento analogo in un'altra parte del mondo. Parliamo di emissioni di CO2. L'Europa ha deciso di arrivare al carbon free nel 2050. Gli altri paesi nel mondo stanno facendo lo stesso? Perché poi gli effetti non sono ambientali, sono effetti sociali. Soprattutto noi, paesi industrializzati, paesi occidentali, che giustamente e correttamente dobbiamo sopportare più di altri l'impegno a questa decarbonizzazione. L'Italia incide solo per 1% dei costi di CO2. Se azzerassimo le emissioni di
CO2 in Italia, incideremmo per l'1% a livello mondiale. Ma quale sarebbe, e questa è una domanda che giustamente dobbiamo farci, ma quale sarebbe il costo sociale di questo azzeramento? L'energia è un costo, il carbone è un'energia, e faccio l'esempio del carbone perché da più parte ho sentito parlare di carbone. Noi giustamente abbiamo deciso di rinunciare al carbone entro il 2025, chiudiamo le nostre piccole 8 centrali riconvertendole. Altri paesi, senza andare troppo lontano, come la Germania, hanno deciso di chiudere nel 2038, addirittura stanno incrementando la produzione di carbone. I cinesi dall'altra parte del mondo non ne parliamo, perché stanno realizzando una centrale a carbone a settimana. Quindi la Cina interviene solo per il 28% delle emissioni di CO2 mondiali. Quando qualcuno cita che è il leader contributore del Fondo per la Biodiversità, avrei qualcosa su cui poter ragionare. Quindi io chiedo veramente, a parte tutti, un supplemento di riflessione su questo. La sostenibilità sociale degli interventi ambientali, persone sane per un ambiente sano. E vorrei chiudere con l'esempio che ho chiuso il mio intervento durante la COP26, la pre-COP26 a Roma, e con questo vorrei lasciare su un grandissimo autore che tutti noi apprezziamo e amiamo, che è Alessandro Manzoni. Nei Promessi Sposi, durante la peste di Milano nel 1630, nei momenti più caldi della peste, il gran cancelliere Ferrer, che gira in carrozza per le vie di Milano con la folla in tumulto, non tanto per la peste, attenzione, ma per la carestia conseguente, per questo è un aspetto che il Manzoni evidenzia in maniera importante, dice al suo cocchiere: adelante Pedro, si puedes, se puoi sbrigati, ma fai attenzione. Ma poi, procedendo nel passaggio, adelante Pedro con giudizio. Quindi questo probabilmente è il nostro faro che dovrà guidarci in questa transizione ecologica. Procediamo, procediamo, ma con giudizio e attenzione, con attenzione vera, grande e forte, soprattutto per le fasce più deboli che dovranno sopportare questa transizione. Grazie. Grazie anche all'onorevole Patassini. Mi permetto, consegno al dibattito una cosa, mi permetto una battuta. Purtroppo non abbiamo a che fare con una transizione ecologica selvaggia, abbiamo a che fare ancora con un mercato in tante parti selvaggio, inselvatichito, e con un sfruttamento delle risorse che, dire selvaggio è poco, qualche volta è criminale, come ad esempio in Congo, dove sono 5 eserciti che si scannano e scannano la gente e fanno lavorare i bambini per produrre i materiali che servono allo sviluppo selvaggio che continuiamo a permettere. Quindi i costi sociali sono tanti e si possono vedere da diverse angolazioni, ma è una raccomandazione sensata, perché possiamo permetterci tutto tranne che guerre tra i poveri, no? Quindi bisogna calcolare assolutamente ogni passo con intelligenza. E grazie anche a questo contributo. A questo punto direi diamo la parola a una voce femminile tra i nostri parlamentari, di nuovo dopo l'onorevole Braga che ha introdotto i nostri lavori, l'onorevole Maria Teresa Bellucci di Fratelli d'Italia, Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Prego. Eccoci. Allora, buon pomeriggio a tutti. La ringrazio il direttore Marco Tarquinio per avermi dato la parola e anche avermi presentato, ma ringrazio innanzitutto il Movimento Laudato Si e Foxiv. Lo ringrazio sinceramente per aver proposto questa petizione e aver richiamato ad una riflessione noi tutti, provenienti certamente dal terzo settore, dal mondo dell'associazionismo, ma anche la politica che ha una grandissima responsabilità. Voi oggi affrontate un tema particolarmente delicato che riguarda la protezione della vita umana e quella diversa da quella umana. Richiamate l'attenzione su temi etici di altissimo valore, sui quali certamente tutti siamo chiamati a riflettere e poi a definirci, ma che sono un'urgenza, possiamo dire, a 360 gradi, perché i temi della protezione della vita che oggi scuotono
in particolar modo l'Italia, sono davvero tanti. C'è un tema della vita che riguarda il clima, la biodiversità, c'è un tema della vita umana che per esempio riguarda in Parlamento la legge sull'eutanasia, c'è un tema della vita e della protezione della salute che riguarda le sostanze stupefacenti, la droga. C'è un tema della vita che deve richiamare la politica a riflettere e a comprendere che tipo di politica vuole portare avanti. Quando voi avete deciso di chiamare noi politici e a sollecitare la nostra responsabilità, avete certamente fatto una scelta sapiente, perché oggi il dramma della politica è quello di focalizzarsi a risultati immediati. E questo cozza, è un ossimoro se parliamo di tutela della vita e segnatamente in questo caso se parliamo di ambiente. La politica rincorre il consenso e oggi il consenso si sposa con il consumismo, con la questione che ci riguarda, che è quella di portare avanti più una logica, una cultura che è quella del consumatore perfetto, in cui il popolo, i cittadini diventano dei consumatori perfetti. E quando la politica quindi risponde ad interessi che sono unicamente elettorali, inevitabilmente si fa sollecitare da questo tipo di modalità. Perché fare investimenti sulla protezione della vita significa fare degli investimenti a medio e a lungo termine. Difficilmente invece va a sposarsi con il compiacere il popolo che si decide e al quale dare delle risposte, perché difficilmente azzarda rispetto all'irritazione di quel popolo che decide di governare. Per questo che il tema a cui voi richiamate è un tema particolarmente difficile, perché si dovrebbe la politica, che ha un'altissima responsabilità. La politica è qualcosa che ci riguarda tutti, lo sappiamo bene, sia se ce ne interessiamo che se ce ne disinteressiamo. Oltretutto mi corre l'obbligo di dire che stiamo in una stagione particolarmente delicata in cui noi tutti all'indomani delle amministrative dovremmo fare i conti con l'astensione al voto, un'astensione drammatica e con il senso di responsabilità della politica. Perché in questo è inevitabile che se la politica abbandona l'idea dell'interesse e del compiacimento elettorale e invece si focalizza sulla tutela della vita, allora deve prendere delle scelte molto molto chiare, ma che sono in funzione di un bene più alto, che è quello della protezione dell'esistenza umana e diversa dall'esistenza umana. E su questo non voglio poi effettivamente prendere troppo tempo, perché il tema che è stato lanciato è un tema così ampio e viscerale che poi sarebbe difficile poterlo analizzare in ogni punto in un intervento come quello che oggi abbiamo. Però se affrontiamo la tutela dell'ambiente dobbiamo parlare di modello di business, è inevitabile. Dovremmo parlare della questione della delocalizzazione anche, che invece fino adesso ho sentito meno citare. Perché se parliamo di un modello di business in cui si possa essere unione tra diritto al lavoro, sostenibilità dell'impresa, ma anche valore sociale dell'impresa e del lavoro, allora dovremmo anche parlare delle delocalizzazioni e di quante imprese siano state delocalizzate dai paesi occidentali che magari rispettano invece le regole che sono sul cambiamento climatico piuttosto che sulle emissioni, rispetto invece a delocalizzazioni di imprese che sono andate verso paesi asiatici, dove invece le questioni ambientali e anche i vincoli rispetto alla produzione di carbone sono ben lontani
abbiamo una questione anche che richiama a questo e a come la politica intenda premiare, incentivare o anche tutelare la presenza dell'impresa all'interno di quei paesi, di quelle nazioni occidentali che abbracciano maggiormente una visione di protezione della vita che non va verso un consumismo spento, quindi un produrre sempre di più, ma anche ad ogni costo, anche al costo della tutela del lavoro e del lavoratore. Laddove viene proposto un diritto al lavoro che sia etico, sociale, che proponga una vita degna e decorosa. I temi sono davvero tanti, come anche il tema dell'innovazione. E per esempio Avvenire ha fatto un approfondimento importantissimo rispetto al Madagascar e alla condizione di siccità in cui ha versato quella popolazione. Province che hanno avuto 3 anni di siccità, mancanza di cibo, mancanza di lavoro, mancanza di diritto all'educazione, in una certamente nazione che è stata martoriata. E allora anche qui l'innovazione è importante, perché l'innovazione non è soltanto un nemico che diminuisce il lavoro, diciamo, umano in favore di quello elettronico, ma può essere a servizio dell'uomo in funzione di come viene utilizzato. Noi abbiamo per esempio alcune sperimentazioni anche nello Stato di Israele che fa vedere come si riesce a coltivare anche con poca disponibilità di acqua e quindi una situazione di grande siccità. Certamente qui vengo alla richiesta di Foxib rispetto alla destinazione di fondi per la cooperazione e lo sviluppo. Certamente c'è necessità di abbracciare, questo lo dico come deputato, lo dico proprio per la visione e l'importanza che do al terzo settore di cui ne ho fatto parte per tanta parte nella mia vita e ritengo ancora di farne parte. Certo che è fondamentale dare fondi, monitorare, farlo in maniera trasparente e far sì che ogni euro arrivi alle persone a cui sono stati destinati e in maniera più imponente. Perché se si vuole dare dignità alla vita, beh, certamente si deve dare dignità in quei paesi più poveri e in difficoltà, che spesso sono stati anche usati e strumentalizzati da una parte dell'Occidente che ne ha fatto luogo per andare a arricchire le proprie ricchezze. Mi piaceva anche molto la sottolineatura dell'Italia, che spesso viene bistrattata, però la sottolineatura che quando dona, per esempio, e quando destina delle risorse, beh, sono fatte in maniera importante di donazione. Beh, su questo noi certamente abbiamo dei passi da fare per migliorare il nostro approccio solidale di protezione alla vita, però è anche vero che ci distinguiamo anche per un rapporto etico con le povertà del mondo in molti aspetti e in molte decisioni. Quindi davvero non voglio prendere altro e troppo tempo. Io il richiamo che faccio prima di tutto a me stessa, sommessamente, è quello di una politica che possa soffrire meno di miopia e quindi essere più capace di vedere distante a medio e lungo termine e che sia invece meno abituata ad un'azione situazionistica in cui evidentemente le scelte poi porterebbero a fare poca strada. E per ultimo, e chiudo, è stato citato pure il PNRR, quindi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ritengo che da questo punto di vista il terzo settore sia effettivamente un valore aggiunto e che quindi in questo certamente un maggiore spazio alla coprogrammazione e coprogettazione sarebbe particolarmente importante se si parla di tutela della vita, se si parla di ambiente, se si parla di questioni che riguardano il clima e se si parla anche di impresa, perché laddove l'impresa deve avere sicuramente una responsabilità sociale, c'è necessità poi di un'unione con il terzo settore, con il mondo dell'associazionismo, dell'impresa sociale, che possa essere sostenuta da uno Stato, da istituzioni e da un governo che lo fa siedere al tavolo come parimenti protagonista rispetto alle altre realtà e quindi al pubblico e al privato. Quindi vi ringrazio ancora per questo incontro, per l'invito e per la possibilità di aver offerto un contributo. Grazie. Grazie all'onorevole Bellucci. A
altri spunti interessanti, prendiamo nota, poi nelle conclusioni si richiameranno. La parola alla senatrice Virginia Lamura, Commissione Territorio Ambiente e Beni Ambientali al Senato, Oceanografa. Sì. Intanto ringrazio il Movimento Laudato Si e l'Associazione Fox. Perfetto, per con la V finale, esatto, sì, con la V finale da non confondere con altre aziende che fanno, sì, esatto, la V di volontari, sì, la V di volontari, per lo straordinario documento che ha prodotto, insomma, per la COP26. E diciamo che io ho letto molte sfumature importanti rispetto a quello, quindi migliorative rispetto a quello che poi è un po' la scelta fatta dai governi e dai parlamenti, e anche in relazione anche all'ultimo documento predisposto dai parlamentari di tutto il mondo durante i giorni della pre-COP26. Qualche settimana fa, che insomma la riunione che si è tenuta presso il Montecitorio, proprio qui, e in particolare sull'ambizione, aumentare l'ambizione, quindi rimanere entro il grado e mezzo, perché già andare oltre il grado e mezzo significa rischiare, perché i cambiamenti climatici non sono prevedibili, non è prevedibile l'evoluzione, quindi bisogna rimanere all'interno di un limite, provare a rimanere all'interno di un limite affinché si possa mantenere uno spazio di azione sull'emergenza che verrà. E poi ancora, per quanto riguarda la protezione del territorio sulla terraferma e il mare del 50% entro il 2030, ancora un obiettivo ambizioso. Noi ci siamo fermati al 30%, ed è importante invece capire che quando si parla di resilienza, la resilienza è possibile soprattutto e solo nelle aree boscate, e cioè dove il suolo è vivo. Noi quando parliamo di pianeta sano, persone sane, non significa escludere gli animali, escludere la vita in quanto tale. E quindi ad esempio, se noi parliamo di foreste o parliamo di suolo vivo, di suolo sia terrestre che marino, perché a questo punto noi dobbiamo imparare a parlare di suolo anche marino, quindi dei fondali marini vivi, quindi esseri viventi, cioè il suolo è un essere vivente, quindi una comunità che è parte di noi e che ci dà la vita. Se noi pensiamo che il primo centimetro di suolo superficiale per potersi creare, formare, ci mette 1000 anni, e non voglio appunto sbagliare, ecco, 1000 anni, è chiaro che noi dovremmo capire che quel centimetro di suolo conserva la storia dell'uomo, conserva la nostra identità, conserva l'adattamento ai cambiamenti climatici. E se non manteniamo quel centimetro di suolo, noi non potremo essere resilienti. Quindi il suolo, e quindi lo spazio terrestre e marino, è esattamente ciò che noi ci contendiamo per il futuro. Un futuro che è incerto, perché noi siamo tanti. Le nostre attività umane devono proseguire, perché noi parliamo di sviluppo sostenibile, non è che fermiamo qua le nostre attività, e dobbiamo mantenere una parte di questo pianeta, di questo spazio vivo, anche per le generazioni future. E quindi, oltre che consentire la vita oggi, perché ormai, voglio dire, ci siamo e non sappiamo quando, anzi lo sappiamo, però possiamo solo prevedere attraverso anche modelli predittivi.
grazie all'innovazione tecnologica, però voglio dire, siamo in un ambito, diciamo, di grande emergenza e quindi insicurezza. Ancora, quindi quando parliamo di suolo, ad esempio parliamo di pianificazione, e parliamo di pianificazione che in Italia, perché noi dobbiamo guardare il grande e il piccolo, allora è chiaro che noi possiamo fare dei documenti ambiziosi come quelli che stiamo facendo, stiamo predisponendo, siamo tutti molto d'accordo su quello che sarà nel futuro, ma ogni giorno noi, per esempio, in Parlamento facciamo delle scelte, e queste scelte oggi non sono sempre a favore di quello che diciamo in questo. Ecco, da qui il fatto che scriviamo carte, e tant'è vero che la Corte dei Conti spesso ci bacchetta, e abbiamo tantissime procedure di infrazione proprio perché non bastano le carte, ma bisogna attuare quelle carte, quindi quei piani. Spesso non abbiamo piani o comunque non li attuiamo. Questo non significa che non si possa provare ad essere più ambiziosi, cerchiamo di farlo. È un appello sicuramente che io faccio al governo, ai parlamentari, a me stessa, che ogni giorno deve cercare di lavorare sul piccolo, quindi su quelle che sono le azioni, perché su quelle azioni poi noi possiamo costruire un futuro più certo e quindi poter soddisfare questi documenti. Io voglio anche dire che nell'accordo di Parigi, e quindi anche ancora adesso, non si parla di quella che è la cosa più importante, una delle cose più importanti per la riduzione delle emissioni, ovvero il consumo di carne. L'Italia, ad esempio, ha due elementi due aspetti che non riesce a su cui non riesce ancora a trovare un accordo. Il primo è quello sulle fonti fossili, il secondo è quello perché noi non rinunciamo alla macchina, ognuno di noi deve avere un'auto, e quindi lì dobbiamo interrogarci sui consumi e anche sul consumo di carne, perché noi consumiamo tantissima carne, circa 80 kg a persona. Quindi voglio dire, in un anno, ed è tantissimo. Allora noi dovremmo anche pensare, quando pensiamo ai costi, pensiamo al fatto che si perdono posti di lavoro, si perde la salute, eccetera, dovremmo pensare che i costi della carne sono occulti, però sono altissimi, sia dal punto di vista sociale che ambientale. Ed è in pratica, ogni cittadino si fa carico di un peso di 1.350 euro all'anno, per poter gestire le malattie e la perdita dei posti di lavoro e la perdita delle vite umane e dell'ambiente. Quindi voglio dire, queste cose però noi non abbiamo il coraggio di dirle in Parlamento, non abbiamo il coraggio di dirle, diciamo, nei grandi consessi, però dovremmo cominciare a farlo, perché cambiare lo stile di vita significa anche riuscire, questo forse è l'ambito giusto che mi dà il coraggio di dirlo, queste cose. Io non ho mai parlato di questo in Parlamento, ma qui lo voglio fare, perché noi dobbiamo poter amare tutte le creature. Noi dobbiamo capire che la Terra è un organismo pulsante, vivo, e ogni volta che noi mettiamo cemento abbiamo distrutto degli esseri viventi. E solo se riusciamo, a me viene in mente il film Avatar, no? Quanto noi siamo connessi con questo suolo, con quest'aria, con questa vita. E allora mi ricorda il mio collega che ho ancora 9 minuti, eccetera. Il mio lavoro. E quindi vorrei passare solamente, avete detto cose interessantissime, vorrei passare all'agroecologia. E cioè, qual è la differenza tra l'agricoltura innovativa e l'agroecologia? Qui voi ponete un altro aspetto molto importante, che è quello dell'agroecologia, lo sviluppo dell'agroecologia, che insieme alle foreste, quindi ai boschi, alle aree protette e così via, tutela le popolazioni povere e vulnerabili. E invece, se noi parliamo di agricoltura innovativa, noi andiamo a digitalizzare, rendiamo gli agricoltori dei produttori di energia, e quindi sfrutteremo ancora di più i terreni per mettere pannelli fotovoltaici piuttosto che produrre semi di lino per farne biocarburante. E soprattutto queste cose non le faremo solo in Italia o in Europa, ma le faremo nei paesi poveri. E quindi, se è vero che noi dobbiamo tutelare, dobbiamo avere rispetto
degli altri, dovremmo cominciare a modificare le regole del mercato dell'energia, perché noi non possiamo dare incentivi per produrre fuori dove le regole sono, dove non ci sono regole, dove si fa dumping ambientale, ma anche soprattutto dove appunto non ci sono regole, dove il debito impone, il debito difficile da gestire, quindi da impone appunto una schiavitù che è quella dell'energia, per esempio per i paesi dell'Africa. Allora noi diremo che faremo energie rinnovabili e quant'altro, però poi il resto lo faremo, il lavoro sporco lo faremo negli altri paesi. Io questo lo voglio dire perché è importante mettere al centro, se vogliamo davvero mettere al centro i paesi poveri, vulnerabili, che sono quelli che pagano per la nostra, per il nostro stile di vita, e allora cerchiamo davvero di dargli dignità. Io chiaramente, insomma, sono andata un po' oltre, mi scuso, però appunto mi complimento molto con il lavoro che avete fatto e sposo appieno questo, insomma, diciamo, darò voce a queste cose, perché bisogna, quello che rimane al portavoce, al parlamentare oggi, è solo cercare di essere cassa di risonanza, non abbiamo altro, perché i governi e soprattutto il governo italiano sta imponendo uno stile di gestione, diciamo, dell'attività parlamentare, che è sicuramente molto impoverita, insomma, dei suoi valori e delle sue insomma della sua autonomia. Noi dovremmo insomma, come devo dire, controllare il governo, invece siamo commissariati, e quindi questi forse sono i momenti dove si possono dire delle cose in più, che possano far riflettere. Grazie. Grazie, senatrice. E a questo punto dai la parola a Stefano Fassina. Sì. Come? Sì. No, mi parlamentare di LeU, economista, lo conosciamo. Bene. Grazie, ringrazio anch'io, mi scuso, dovrò appunto andare via quasi subito dopo l'intervento per i lavori di commissione trasporti. Ringrazio il movimento Laudato Si per il lavoro prezioso che fa, la collega Braga per aver favorito questo incontro, e il direttore Tarquinio, perché, come ricordava all'inizio, c'è bisogno anche di un racconto nei media che dia più risalto alle questioni fondamentali, perché appunto una transizione così importante è frutto di comportamenti individuali, oltre che di comportamenti collettivi, di identità collettive, e la coscienza individuale si matura anche attraverso i racconti che danno priorità alle questioni vere. Io vorrei toccare solo un punto che a me pare importante. Ho ascoltato e apprezzato le valutazioni e anche le proposte che sono state fatte sul versante delle risorse finanziarie, che ovviamente è un versante fondamentale. C'è però un altro versante che è un po' troppo lasciato al margine, e cioè quello della regolazione dei mercati. La domanda brutale che faccio, gli obiettivi, diciamo, gli strumenti che utilizziamo sono irrilevanti rispetto agli obiettivi che vogliamo raggiungere? Cioè, se continua il dominio assoluto e il primato assoluto del mercato, al di là della quantità di risorse finanziarie che noi vogliamo mettere, noi riusciamo ad avvicinare quegli obiettivi? La decarbonizzazione, l'attuale regolazione dei mercati globali consente di fare passi avanti attraverso verso la decarbonizzazione, oppure hai bisogno di quelle cose brutte, no? Che si chiamano misure protettive più protezionistiche. La Carbon Border Tax Adjustment, no? Che è una misura protezionistica.
La devi mettere o non la devi mettere se vuoi la cooperazione di chi diciamo è poco disponibile a cooperare, perché guardate, diventa sempre più frustrante lo scarto tra diciamo la portata degli enunciati transizione ecologica, umana, sociale, economica e poi i mezzi a disposizione, il paradigma che intendi continuare a attuare. I vaccini, no? Cura la casa comune, cura le persone, ma in questo momento ha senso continuare a tenere in vigore una normativa sui brevetti che appunto presuppone quel primato? No? Il COVAX. L'altro giorno il Presidente del Consiglio alla Camera ci ha detto quanti altri milioni mettiamo, ma stiamo parlando di quantità che sono incommensurabili rispetto all'obiettivo di vaccinare 1 milione di africani che stanno al 4% di vaccinazioni. Ora io non voglio fare l'estremista, non voglio, per carità, però c'è un punto. Una regolazione che rimane ancorata ai principi che abbiamo conosciuto in questi ultimi 40 anni la vedo complicata da rendere coerente e funzionale, sinergica al raggiungimento quegli obiettivi. L'acqua. Ora c'è una letteratura sterminata che mette in evidenza che se tu affidi un monopolio naturale come quello dell'acqua, lo affidi a una gestione privatistica, pubblica o privata che sia, ma privatistica, tu hai pochi investimenti e aumento delle tariffe. Ed è quello che si è verificato, no? Quindi acquedotti con la brodo. Io lo so che apro un capitolo che non è ecumenico, perché nel momento in cui si parla di questi temi è più complicato rispetto alle risorse finanziarie, perché non è ecumenico. Però a mio avviso è un capitolo che con tutto il tasso di riformismo necessario, perché c'è bisogno di cooperazione e non di conflitto, però è un capitolo che va preso in considerazione. Se tu negozi il TTIP con quelle caratteristiche e poi fai fatica a raggiungere determinati obiettivi, ci metti qualche centinaia di miliardi in più sul piano finanziario, sì, va bene, per carità, va sempre bene, però è chiaro che stai perseguendo due strade che vanno in posti opposti, non vanno allo stesso posto. Quindi insieme al paradigma culturale che giustamente mette l'ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione, a mio avviso c'è anche un paradigma di cultura politico-economica che non vuol dire il superamento del capitalismo, vuol dire semplicemente trovare delle forme di regolazione dei mercati che rimettano un minimo le cose al loro ordine. Del resto la mia lettura, non solo della Laudato Si o della Fratelli Tutti, ma già dalla Caritas in Veritate, di fronte a quella crisi, mette in evidenza che i principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, dove se tu vuoi la centralità della persona non puoi dare il primato e il dominio assoluto all'economico. Quindi da questo punto di vista mi rendo conto che la battaglia anche sul piano culturale è notevole, però credo che qualche avanzamento lo dovremmo provare a fare, perché altrimenti rischiamo di rendere poco praticabile quegli obiettivi. E infine, io non credo che ci sia un problema di catastrofismo, perché ricordare i dati, no? Il punto qual è? Il punto è che a fronte di quella denuncia o di quelle previsioni, per me sono previsioni, non sono denunce, devi portare qualche risultato in termini concreti, perché sennò soprattutto le generazioni più giovani non ti seguono più. Cioè a fronte di problemi così enormi, se tu non produci nessun risultato, qual è la reazione umana? E dire io non posso fare niente, e allora se non posso fare niente vado avanti così. Quindi il problema non è la denuncia e il livello di drammatizzazione, il problema è che a fronte di quel livello di drammatizzazione devi fare qualche passettino avanti, piccolo a piacere, però qualche passettino avanti che consente di dire posso fare la differenza.
Cioè è poco, ma posso fare la differenza. Grazie. Fare la differenza e riconoscere l'evidenza dei problemi che sono davanti a noi, ma sappiamo che è complicato pure questo nel nostro tempo, anche di fronte a ciò che è evidentissimo, facciamo fatica a dire che è una realtà. Dentro la pandemia, dentro le vicende della nostra economia, davanti alle guerre che accadono, le torture, le sopraffazioni, facciamo fatica a riconoscere la realtà. Questo è uno dei dati incredibili del nostro tempo, in cui conta la percezione della gravità dei problemi e non la consistenza dei problemi stessi. E questa è una sfida per tutti, per chi opera, gli operatori sono riuniti qui oggi, realtà sociale, per chi ci rappresenta in Parlamento. Sulla Carbon Border Tax io sarò sempre favorevole a norme, non le considero protezionistiche, sono protezionistiche della vita nel momento in cui stabiliscono, come diceva anche l'onorevole Bellucci, che se le cose vengono prodotte male, facendo male alla vita della gente, è giusto mettere un'imposizione che renda non vantaggioso quello che è vantaggioso sulla carne, sul sangue, sulle speranze, sulle anime delle persone. Questo, quindi, meno male che l'Europa si sta muovendo in questa direzione, meno male, tante indecisioni. Grazie ai decisori e ai legislatori che l'hanno fatto. Quindi direi questa. Allora, siamo arrivati all'ultima voce di questo giro di tavolo politico, che è quella dell'onorevole Gianni Pietro Girotto del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato. Da remoto anche lui, quindi ci raggiunge attraverso gli schermi. Lo schermo. Buongiorno, mi sentite? Eccoci qua. Non so se deve salutarci. No, ecco, ascoltiamo. Allora, prego, senatore Girotto. Allora, buonasera a tutti e grazie agli organizzatori, grazie a chi si è prodigato per questo evento e saluto tutti i colleghi che mi hanno preceduto. Chiaramente cose di cui parlare ce ne sono decine e decine. Io avevo anticipato che avrei parlato di una cosa concreta, attuale e poco conosciuta perché è uscita in periodo di Covid. Leggendo il vostro documento, lasciatemi solo fare un rapidissimo accenno al punto 3 che avevate messo, che è presente nel vostro documento, dove parla della riforma del sistema finanziario, che ovviamente è una cosa che tutti quanti auspichiamo e stiamo lavorando. L'Europa ha iniziato a lavorarci sopra. Sapete che tra l'altro adesso è uscita finalmente, firmata da 170 paesi, la norma sulla tassazione minima al 15%, quindi è un passo avanti. Però faccio presente che la finanza etica esiste già da 20 anni, il problema è semplicemente quello comunicativo. Purtroppo pochi italiani la conoscono, pochi europei la conoscono ed è un peccato perché funziona meglio della finanza tradizionale. Ci sono dei rapporti che sono stati effettuati negli ultimi anni che dimostrano che è 3 volte più redditizia e estremamente più resiliente per quanto riguarda le grandi crisi. Poi sono d'accordissimo anche con la collega quando parla di un sistema alimentare da cambiare, abbiamo un sistema alimentare produttivo, distributivo assolutamente inadeguato, estremamente sprecone in tutti i sensi, sia dal punto di vista energetico sia dal punto di vista che comunque sprechiamo 1.300.000 tonnellate all'anno di cibo ogni anno, quindi un terzo del cibo che viene prodotto dalla tavola, dal campo alla tavola. La cosa pratica di cui volevo parlare e che è poco conosciuta perché è uscita a febbraio dell'anno scorso, quindi nel periodo in cui si stava scatenando il primo panico da Covid, sono le comunità energetiche, che guarda caso proprio ieri, la settimana cattolica che si è conclusa a Taranto, il documento finale che hanno redatto le cita proprio come una cosa pratica da fare in ogni parrocchia. Ora, le comunità energetiche non solo è possibile farne una per ogni parrocchia, ma è possibile farne molte, molte di più. Ne possono fare letteralmente milioni. E non è una cifra a caso, perché solo di condomini abbiamo 1.200.000 condomini in Italia. Praticamente nessuno ha il classico impianto fotovoltaico, perché sui tetti normalmente si mette un fotovoltaico, non perché
gli abitanti dei condomini siano meno attenti al portafoglio o all'ambiente, ma semplicemente perché era assolutamente antieconomico, perché non si poteva dare l'energia di questo impianto ai vari appartamenti. Era esplicitamente vietato. Una delle tante cose irrazionali ereditate, diciamo, dalle scorse legislature. Adesso, da febbraio dell'anno scorso, è possibile, grazie appunto alla norma che ha reso possibile le comunità energetiche, che, come dice la parola, sono un insieme di persone, aziende, enti pubblici, un mix assolutamente a piacere, che costruiscono almeno un impianto a fonti rinnovabili, ma anche più, e ne condividono l'energia, quindi i risparmi. Ecco, questo è assolutamente vantaggioso per tutti, e quando dico per tutti intendo letteralmente, perché naturalmente i primi avvantaggiati sono i membri che fanno parte della comunità energetica, che si vedono un abbattimento che, facendo il caso classico del condominio, che ribadisco è una priorità, perché villette singole, case singole, abbiamo già 500.000 di abitazioni che hanno il classico impianto da 3-4 kW sul tetto, mentre i condomini appunto nessuno, perché appunto era vietato dare l'energia ai vari appartamenti. Questi, facendo questo tipo di impianto, avrebbero un risparmio immediato del 20-30% in bolletta, e vi è più in queste settimane, in questi mesi in cui c'è questo enorme innalzamento del prezzo della bolletta, si capisce quanto è importante autoprodursela. Ma lo sarà sempre di più in futuro importante autoprodursi elettricità, perché i riscaldamenti diventeranno elettrici, le cucine diventeranno elettriche a induzione, la mobilità diventerà elettrica. E questo è ineluttabile, perché il vettore elettrico è talmente più efficiente, quindi fa talmente più risparmiare, che è ineluttabile questi tipi di cambiamento. Ora, con la comunità energetica, appunto, risparmiano direttamente i membri della comunità, ma risparmia il sistema Italia, perché ci sono dei miglioramenti strutturali sulla gestione della rete. Non c'è più un traffico così elevato in ingresso e in uscita di prelievo o di versamento della corrente elettrica, perché viene incentivato l'autoconsumo, quindi io produco tipicamente sul tetto e autoconsumo immediatamente sotto. Quindi stresso molto meno la rete, e questo stress non è solo metaforico, sono miliardi di euro che paghiamo ogni anno con la bolletta elettrica, è la voce del dispacciamento, il servizio di dispacciamento che appunto serve per tenere in equilibrio la rete istante per istante. Poi si riducono i costi infrastrutturali, perché la rete elettrica è enorme. Solo i cavi media e alta tensione in Italia sono 1.200.000 chilometri, solo i cavi di media e alta tensione. E l'ultimo piano quinquennale di sviluppo di Terna, che sapete benissimo è il nostro trasmettitore nazionale, è un piano da 15 miliardi di euro di investimenti, perché ovviamente tutti vogliono elettricità sempre di più e sempre in più località, boschi, colline, montagne, borghi, zone interne, campagne, eccetera, eccetera. Ora, questa è un'opzione. L'altra opzione è quella di portare la produzione il più possibile dove c'è il consumo, quindi decine di migliaia di piccoli impianti lì dove c'è il consumo, e quindi andare a ridurre, certamente non ad azzerare, ma a ridurre anche la necessità di infrastrutturare ugualmente la rete, che sono ulteriori costi miliardari che paghiamo nella bolletta di tutti. Quindi sono vantaggi assolutamente strutturali, legati naturalmente al terzo e ultimo vantaggio, che è comune a tutte le rinnovabili, e cioè man mano io produco più energia rinnovabile, riduco quello che è proprio il prezzo all'ingrosso della componente del PUN, la componente del prezzo della materia prima energia, oltre a tutti gli altri vantaggi appunto tipici delle rinnovabili, sui quali non mi fermo, indipendenza energetica, politica, eccetera, eccetera. Ricordiamoci sempre, visto che il tema di oggi ci consente di svariare un attimo, che al mondo in questo momento ci sono ancora 30 guerre in atto, assolutamente in atto, ci sono ancora 18 situazioni di crisi che portano via, a livello meramente economico, non parlo di sofferenze umane perché quelle sono incalcolabili, ma volendo essere semplicemente prosaici, portano via qualcosa come 15.000 miliardi di
dollari, che sono il 17% del PIL mondiale. Quindi ancora oggi noi spendiamo il 17% del PIL mondiale in armi, una cosa che ovviamente non si può sentire, e sappiamo tutti che le guerre in buona sostanza servono per accaparrarsi, per gestire il possesso delle materie prime, petrolio, gas, carbone, uranio, rame, ferro, acciaio, diamanti, eccetera, eccetera. Quindi perlomeno per il lato energetico, quindi petrolio, gas, carbone, costruire impianti a fonti rinnovabili in questa forma delle comunità energetiche contribuisce a ridurre le cause reali delle guerre. E le comunità energetiche riescono anche nell'operazione di attirare la simpatia delle persone quando gli vengono spiegate bene, perché queste sono possibili solo con iniziative dal basso. Le comunità energetiche non possono essere imposte dall'alto, non ci può essere un progetto portato da una grande azienda che vuole installare un grande impianto da qualche parte, ma sono iniziative che nascono solo dal basso, perché le comunità energetiche sono formate appunto da cittadini, piccole imprese, medie imprese, enti pubblici, e decidono sempre a maggioranza dei componenti. Non ci può essere un progetto creato dall'alto, anche perché banalmente il lucro non si può fare. Viene incentivata solamente l'energia autoconsumata, mentre l'energia eventualmente in eccesso che io devo cedere al GSE con il ritiro dedicato viene valorizzata molto molto meno rispetto a quella autoconsumata. Quindi qui non è possibile proprio implicitamente fare speculazioni. E infatti ne stanno nascendo a centinaia, sempre appunto con iniziative dal basso. Ricordando come ulteriore cosa che gli enti pubblici hanno 2 miliardi e 200 milioni a disposizione in più rispetto all'incentivo classico, i comuni sotto i 5.000 abitanti, quindi i comuni con abitazioni inferiori ai 5.000 abitanti, questo per cercare di recuperare quelle aree interne, diciamo, quelle aree a scarsa densità di popolazione che sono in ulteriore difficoltà. Ma i comuni hanno ulteriori fondi da sempre a disposizione per l'efficientamento energetico, come il Fondo Kyoto, il Fondo Nazionale Efficienza Energetica, che gli consentirebbero, e molti lo stanno facendo, di utilizzare questi fondi per costruire la comunità energetica loro, quindi a spese loro, e mettere dentro a gratis o a condizioni particolarmente favorevoli chi è in situazioni di difficoltà. Quindi possono fornire elettricità a un prezzo, chiamiamolo politico, chiamiamolo moderato, chiamiamolo appunto calmierato rispetto al prezzo di mercato. Quindi un'enorme possibilità, della quale appunto anche la settimana dei cattolici che si è conclusa ieri ha preso atto e ha messo nero su bianco, proprio incentivando i cattolici e le parrocchie a costruire una comunità per parrocchia. Ecco, questo è uno strumento assolutamente pratico, pronto, non c'è necessità di decreti attuativi, di delibere, di niente, ne stanno già nascendo, ripeto, centinaia, quello che manca è la conoscenza. Essendo una norma che è uscita sotto Covid e siamo ancora sotto Covid, quindi facciamo ancora molta fatica a tornare a vivere una vita normale, chiaramente questo tipo di norme è sfuggita un po' dai radar, dei giornali, delle associazioni, e per quanto sia un anno che con decine di webinar stiamo cercando di divulgarla presso i privati, presso le aziende, presso i condomini, presso tutto il mondo reale, comunque si fa fatica. Quindi io vi ringrazio di avermi dato questa opportunità anche in questa vostra bella iniziativa e spero appunto che se ne possa prendere atto, perché i vantaggi appunto sono per tutti. Grazie. Grazie senatore. È una strada aperta. Sulle pagine Avvenire abbiamo raccontato già anche dei comuni che si sono mossi in questa direzione, oltre ai privati. Credo che sia l'iniziativa della Chiesa Cattolica Italiana importantissima. Dovrà strutturarsi nelle prossime settimane e mesi, però è un passo importante. Mi è piaciuto molto, dico cose che sapete benissimo, lo strumento della comunità energetica è la dimostrazione di come una cosa che facciamo qui può servire per dare equilibrio anche lontano da qui, rispetto a quelli che dicono non serve, non è vero che un battito di farfalla in Amazzonia può cambiare la vita del mondo. Se la farfalla continua a vivere in Amazzonia cambia la vita del mondo, ma anche se in Italia facciamo le comunità energetiche.
Ecco tutto. Abbiamo finito il giro del tavolo politico. A questo punto ascoltiamo rapidamente, forse vediamo se la società civile è più sintetica e altrettanto incisiva rispetto ai nostri rappresentanti in Parlamento sul tema del pianeta sano, persone sane. Abbiamo collegato, non so se c'è ancora perché alle 17.30 doveva cominciare un altro evento, Leonardo Becchetti, mi hanno detto che era a distanza, Gianfranco Cattai di Retinopera. Lo fate dal tavolo, facciamo ognuno dal tavolo di dove si è. Andrea Citron, membro della direzione con delega all'ambiente delle ACLI, e Marco Marchetti di MCF, Mondo di Comunità e Famiglia, Giuseppe Nota Stefano, l'ho visto, eccolo, economista, anche lui presidente di Azione Cattolica, e il professor Fiorani del Movimento dei Focolari. Qui devono venire al tavolo per forza. Ci abbiamo anche un dovere di telecamere, se fate uno sforzo di volta in volta oppure vi avvicinate mano a mano. Adesso c'è un'opera di sanificazione istantanea che viene realizzata, dovete fare uno sforzo di venire qua, abbiate pazienza, se no allunghiamo i tempi. Ma Leonardo Becchetti è collegato da fuori o ha rinunciato? Perché alle 17.30 cominciamo un altro evento, nel caso lo liberiamo subito. So se Leonardo mi senti, non faccio finta di dare del lei a un amico, un collaboratore del mio giornale, oltre a tutte le altre cose che fa. Allora, Gianfranco Cattai, coordinatore di Retinopera, struttura di servizio di coordinamento di tante realtà associative italiane. Prego, Gianfranco, già presidente di Focsib, diciamo che lo conosciamo. Grazie. Brevissimamente, perché appunto l'invito è stato fatto e io sono d'accordo, ma vorrei indirizzarmi direttamente ai politici presenti e a quelli che sono stati presenti con noi, adoperando una frase che è scritta nell'appello che è stato mandato e che Thomas ha già citato. Vi imploriamo di intraprendere un'azione urgente a favore dell'intero creato. Aggiungo parole che sono state dette dai giovani a Taranto. Oggi, non domani, oggi, con concretezza, con determinazione e, per aggiungere una parola che è stata detta oggi, con responsabilità. Allora lo dico a nome di Retinopera, che mette insieme 23 associazioni, movimenti, organizzazioni cattoliche italiane. Azione Cattolica è membro di Retinopera, non vedo più il suo presidente. Mette insieme qualche cosa come 8 milioni di associati oggi in Italia, associati cattolici impegnati. Allora, l'invito ai politici presenti, disponibili, l'invito è che vogliamo dire loro: sappiateci disponibile per supportarvi. Sappiateci che ci siamo. Certo, noi quello che ci aspetteremo anche e auspicheremo è quello che voi possiate procedere, nella storia d'Italia è capitato più volte, in modo unitario, insieme, cercando a successive approssimazioni l'intesa. Mi pare che il discorso di oggi, che vede qui i rappresentanti di tutto l'arco costituzionale, sia un primo passo in questa direzione. E allora, come è stato detto in più riprese a proposito della sussidiarietà, a proposito del fare sistema, da questo punto di vista in particolare, sappiateci disponibili a lavorare e a lavorare
sodo da domani mattina, da oggi. Io penso che questo discorso, e sto per terminare, ci viene in particolare dai giovani. I giovani, ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti a Taranto in chiusura, i giovani sono il futuro della Chiesa, permettetemi di dire della comunità, ma ha aggiunto una parola, quella di anticipare il futuro ad oggi. I giovani sono capaci di anticipare il futuro ad oggi. E allora noi lo dobbiamo proprio rispetto ai giovani, questo discorso del dire, ecco, ci impegniamo e ci impegniamo sul serio. È già stato citato il manifesto per il pianeta che speriamo e che invitiamo tutti i partecipanti e in particolare i politici a leggere. L'alleanza è un cammino ed è un cammino che è cominciato già da queste settimane sociali. Grazie. Grazie Gianfranco Cattai. Stare nel presente senza ammalarsi di presentismo, che è l'altro problema del nostro. Pensiamo che la storia sia finita. No, ecco, no. Giuseppe Nota Stefano, presidente di Azione Cattolica Italiana. Grazie direttore, buonasera a tutti, sono molto grazie. Il microfono è tasto destro. Ok, dicevo grazie per questa possibilità di confronto, grazie, ho ascoltato con molto interesse tutti gli interventi, penso che sia un momento importante che ci ricorda che la transizione ecologica non sarà se non sarà una trasformazione integrale, questa trasformazione integrale contempla anche il dialogo tra le diverse istituzioni. E penso che questa prassi sia una prassi importante, mi auguro che, come dire, si possa, come dire, sviluppare questo percorso, come già diceva l'intervento che mi ha preceduto, quello di Gianfranco Cattai. È importante non solo perché occorre ridurre, diciamo, una distanza che preoccupante tra cittadini e istituzioni, ma anche per promuovere un modello di democrazia partecipata che è necessario per rigenerare la vita democratica. E in questo senso io spero che, come dire, le forze, i parlamentari, le istituzioni presenti si facciano portatori di questo metodo, perché oggi si parla tanto di capacity building, ma abbiamo anche bisogno di investire nel community building, cioè nella capacità di investire nel ruolo delle comunità e nella valorizzazione delle comunità locali, di quel terzo pilastro, come lo chiama Raghuram Rajan, che è un economista che sta riflettendo molto nel ruolo delle comunità, in particolare delle comunità locali. Questa è anche l'esperienza che abbiamo fatto a Taranto nel percorso di preparazione, nella celebrazione delle giornate di Taranto, e quindi questo abbiamo preso sul serio l'invito che il Papa ci ha fatto con la Fratelli Tutti, quando ci ha detto che dobbiamo ricominciare dal basso e dal locale. E anche in un tema così grande come quello della transizione ecologica, che abbiamo visto è affidato soprattutto all'importanza di alcune grandi significative politiche pubbliche, macro politiche pubbliche, però l'efficacia di tutto questo è anche affidata alla conversione che appartiene, come dire, alla dimensione locale. Ecco perché le settimane sociali sono state soprattutto un processo diffuso di partecipazione che ha cercato di costruire reti locali nei territori. Reti che ci dicono che questa alleanza tra cittadini e istituzioni non solo è una cosa che si deve fare, ma che è una cosa possibile, che già si fa. Allora quello che sarebbe importante è cominciare anche non solo a rafforzare questo tipo di percorsi, ma anche a riconoscere le buone pratiche. Un altro elemento importante della settimana sociale è quello dove c'è stata anche una parte di denuncia, il direttore, diciamo, è qui testimone, diciamo, ci ha aiutato a far venire fuori le grandi questioni che anche stasera si sono inanellate negli interventi che mi hanno preceduto, però anche il riconoscimento di quelle buone pratiche, pratiche di cooperazione, di interazione, sinergie e capacità di intuire anche delle azioni di sistema che vanno oltre il singolo caso. Non si tratta soltanto di un repertorio, una mappatura di casi singoli, ma è una visione elaborata in modo corale. È stato detto in un intervento che mi ha preceduto, insieme è possibile.
together possible. E io penso che quello che abbiamo in qualche maniera vissuto a Taranto è questo, un laboratorio politico particolarmente animato dai più giovani. Ecco, chiudo perché, come dire, non voglio abusare del mio tempo. Quello che viene fuori da Taranto è una visione di sostenibilità che ad un tempo richiesta di una decisa tutela dell'ambiente e della biodiversità, che ha tutela della biodiversità, che anche nel ruolo di ascolto e di valorizzazione delle comunità locali un elemento importante, direi politicamente pregnante. E dall'altro la promozione di modelli, pratiche energetiche che anch'esse scommettono sulla comunità. Non mi dilungo perché già di questo gli interventi precedenti hanno parlato. E allora la transizione ecologica disegna una visione differente di progresso e di sviluppo che in fondo scommette su una visione più ricca e densa dell'umano. È la visione dell'umanesimo cristiano, che mi permetto di dirlo con molta umiltà, ma anche con grande convinzione, oggi rivela una grande capacità istituente per affrontare con determinazione la sfida del cambiamento climatico e della ricerca di un assetto più inclusivo e più giusto della globalizzazione. Grazie. Grazie. Grazie a Giuseppe e Notar Stefano. E adesso la parola passa ad Andrea Citrone, che è membro della direzione delle ACI con delega dell'ambiente. Grazie. Ok, buonasera a tutti. Prima di tutto grazie per questa occasione, per questo confronto, per la possibilità anche di vederci e di raccontarci un po' delle nostre esperienze. E inoltre anche per la possibilità di parlare con i nostri parlamentari. Questo è stato il primo spunto. Avevo preparato un intervento, lo lascio stare, vado per spunti per essere velocissimo. E in questi mesi, lunghi mesi di pandemia, come ACLI, quello che abbiamo potuto constatare è stata la difficoltà dei nostri circoli, della nostra gente, della nostra base, di trovarsi, di incontrarsi, di poter fare associazione. Quella grande voglia che hanno sviluppato la vediamo oggi come una nuova grande voglia di partecipazione, di trovarsi insieme e di affrontare quelli che sono i veri problemi che ogni giorno quotidianamente affrontano. C'è bisogno di una bella politica, di una sana politica, quella che abbiamo visto oggi, la capacità di confrontarsi su un tema caro a tutti, magari con qualche posizione differente, ma tutti con l'obiettivo di arrivare ad una soluzione per il bene di tutta la nostra gente. Ecco, questo è uno spunto importante che deve essere di stimolo per voi, che siete poi i nostri rappresentanti, per fare di più, l'hanno già detto i miei colleghi, fare veramente di più. Perché? Perché quello che stiamo vivendo è un qualcosa che mai avevamo sperimentato e serve veramente lo sforzo di tutti noi per provare a risolvere. Io, pensando a Glasgow e a come stimolare chi ci andrà, ho ripreso oggi un saggio di Jonathan Franzen, il quale nel 2020 dice: e se smettessimo di fingere, ammettiamo che non possiamo più fermare la catastrofe climatica. Sotto, l'apocalisse climatica sta arrivando. Per prepararci ad affrontarla abbiamo bisogno di ammettere che non possiamo prevenirla. Forse è provocatorio, è uno stimolo importante. Lui dice: non c'è più nulla da fare, arriva. Perlomeno siamo consapevoli che arriva e cerchiamo di fare veramente qualcosa per curare questa cosa che arriva. Allora partiamo da lì, perché Glasgow non sia ancora un'ulteriore occasione, come dice Greta, per un bla bla che rinvia ad altre date che oramai non sono più possibili. Altro tema a noi tanto caro, la nostra bussola, l'ecologia integrale. Nell'ecologia integrale la persona e l'ambiente stanno insieme contemporaneamente. E non c'è qualcuno che sta prima, non sta prima la persona e poi l'ambiente o l'ambiente o poi la persona. Non ci sta l'ambientalista e chi non è ambientalista. Ci siamo tutti insieme e dobbiamo salvare la persona e l'ambiente. E non è possibile scegliere chi salvare prima, se la persona o l'ambiente. E questa deve essere la convinzione di tutti noi. Ultimo tema, non dimentichiamoci che in ogni transizione c'è qualcuno che soffre di più. Noi rappresentiamo i lavoratori.
ci sono lavoratori che rischiano di soffrire più di altri. Allora non dimentichiamoci degli ultimi, perché come dice il Papa, la terra grida, ma anche i poveri gridano. E dobbiamo metterli insieme in questa transizione e sforzarci di salvare entrambi, non lasciando nessuno indietro. Questo è lo sforzo della buona politica, essere dalla parte di un ambiente che ha bisogno di essere salvaguardato, ma contemporaneamente salvaguardare i più poveri di questo mondo. Permettetemi di chiudere con uno dei messaggi usciti dai giovani durante le settimane, la 49esima settimana sociale a Taranto. Lo diceva prima Suor Smeriglia, è stato bellissimo, tutti giovani di tante sigle diverse, come noi siamo appartenenti a tante sigle diverse, con storie diverse. Anche i giovani si sono messi insieme per un messaggio unico su un tema davvero importante e che coinvolge in modo particolare i nostri giovani. I giovani hanno detto: ambiente, futuro e lavoro devono diventare ambiente, futuro e presente. Noi siamo il presente, non segregateci nel futuro. Non dimentichiamoci dei giovani, coloro che rischiano di pagare di più i nostri errori e questo rinviare, come dice Greta Thunberg, questo bla bla, rimandare a un futuro che ormai non c'è più. Grazie Citrone, grazie. Adesso abbiamo anche dei collegamenti a distanza con Marco Marchetti di Mondo di Comunità e Famiglia. Prego anche gli amici che si collegano con noi di farlo rapidamente. Grazie, certamente. Sono appunto Marco Marchetti, vicepresidente di Mondo di Comunità e Famiglia, e senza aggiungere, senza ripetere cose già dette, cercando di evitarlo il più possibile, mi aggancio però all'ultimo intervento e a quelli che mi hanno preceduto parlando di concretezza. La nostra è un'associazione di promozione sociale che in tutta Italia raccoglie comunità di famiglie che vivono insieme, gruppi di condivisione in una rete che ha una serie di nodi che praticano l'accoglienza, l'apertura e appunto la condivisione, per lo più in luoghi che sono stati fatti rivivere, luoghi abbandonati o in fase di abbandono. E anche questo crediamo sia un segnale importante in un paese che sta vedendo modificarsi rapidamente il suo paesaggio e i suoi ambiti urbani stessi. Ora, non abbiamo bisogno di ripetere quello che abbiamo detto, se non su un punto specifico che forse è uscito soltanto alla fine. Dobbiamo lavorare certamente per informare, non per drammatizzare, per diventare consapevoli, smascherando urgenze e paure, certamente, però per dare la possibilità alle persone, alle comunità, di fare dei piccoli passi avanti. Piccoli passi avanti sia verso la mitigazione che verso l'adattamento, da come ha detto adesso ultimamente Andrea Citron. Ci serve anche insegnare qualcosa su quello. E noi da parte nostra, lavorando proprio per l'aumento della consapevolezza in maniera verticale, dai bambini agli anziani, e lavorando sulla connessione, lavorando sulla trasformazione, chiediamo che ci sia anche, vi invitiamo a lavorare, vi imploriamo, come è stato detto, perché non ci sia paura neanche di discontinuità, che in molti settori a livello macro potrebbero essere dei bellissimi segnali per far crescere ulteriormente l'azione dal basso. Azione dal basso che ha due direzioni principali anche per noi: una è quella dell'energia, e noi siamo partiti già da diversi anni con le comunità energetiche, speriamo di portarle in fondo per tutte le nostre realtà, e l'altra quella del cibo, perché assieme all'energia è quello che, se riusciamo a raccontarlo alle persone e alla comunità, è in grado di lottare contro la deforestazione. Pensiamo alla deforestazione importata di tantissimi dei nostri presidi alimentari, anche di grande fama, ma anche di ridurre direttamente le emissioni, se costruito in modo sostenibile e in modo magari biologico o comunque sostenibile nei nostri territori, valorizzando anche i territori in cui siamo, che spesso, come dicevo prima, sono in via di abbandono. Forse questo è un elemento che ancora non è uscito e sul quale invece potremo riflettere con responsabilità. Grazie. Grazie davvero anche per la incisiva rapidità del contributo. È una rete, MCF,
ed è una rete da sempre, il Movimento dei Focolari. Qui c'è un fisico che rappresenta, un ricercatore, uno di quelli che lavora sulle frontiere, che hanno portato in Italia grande soddisfazione con l'ultimo premio Nobel, ed è il promotore di Eco One, no? Sì, dentro la vicenda del Movimento dei Focolari. Prego, Luca, professor Fiorani. Grazie, dottor Tarquinio. Beh, grazie soprattutto al Movimento Laudato Si, alla FOCSIB. Il Movimento dei Focolari ha aderito con convinzione al Movimento Laudato Si e in particolare alla campagna di disinvestimento, e collabora naturalmente con FOCSIB e con tutte le realtà cattoliche e non cattoliche in vista di questo bene comune. Sono state dette tantissime cose importanti, io credo che oggi portiamo a casa tre parole. Together is possible. Questo fare rete tra di noi, cattolici, non cattolici, facendoci promotori presso i politici del bene comune, credo che sia fondamentale. Eco One è un'iniziativa culturale del Movimento dei Focolari che intende appunto dialogare sui temi dell'ambiente con tutto il mondo di qualsiasi convinzione. E i nostri risultati, diciamo così, culturali si possono riassumere in lo sforzo, l'invito a cercare un nuovo paradigma. Naturalmente qui io ho 30 secondi per dirvelo, vi invito eventualmente a consultare le nostre pubblicazioni. In 30 secondi noi abbiamo formulato una proposta che chiamiamo sostenibilità relazionale. Allora, perché focalizzarci sulla crescita, unicamente sulla crescita del prodotto interno lordo? Un fisico molto più titolato di me, proprio in quest'aula, nell'aula principale, l'8 ottobre, ha criticato il prodotto interno lordo, citando un politico molto titolato, assassinato purtroppo nel 1968, Robert Kennedy. Certo, io non voglio fare l'economista, non è il mio mestiere, certo il prodotto interno lordo ha i suoi meriti, siamo tutti d'accordo, ma sicuramente non dice tutta la verità. Ecco allora che noi, secondo me, secondo noi, dobbiamo concentrarci sulla sostenibilità. E la sostenibilità riteniamo che emergerà come una proprietà emergente dai rapporti costruttivi tra le persone, tra i corpi sociali, tra le persone e la natura, perché non lo dimentichiamo, l'Homo sapiens è un pezzo della natura. Come noi mettiamo assieme due molecole di idrogeno e una molecola di ossigeno e da questo emerge qualcosa di completamente nuovo che rende possibile la vita, noi riteniamo che mettendo assieme le persone e i corpi sociali la sostenibilità emergerà, e di questo ha bisogno il nostro pianeta. Grazie. La concretezza dei fisici anche per aiutarci a capire perché è importante questa lezione. Dicevo prima a una ragazza Midura di meno male che non era più una comunicatrice, ha tirato fuori due parole che continuano a ritornare in tutti gli interventi, che è molto importante, insieme è possibile. Allora, adesso abbiamo Massimiliano Costa, che è il presidente del MASCI, anche lui da remoto. Segnalo che il MASCI, il Movimento Adulti Scout Italiani, ha raccolto già 15.000 firme per la petizione. Bravo Massimiliano. Non la raccolto tutte io. Ciao a tutti e grazie. Ma proprio mezzo minuto, condividendo chiaramente tutto quello che è stato detto da tanti e da tutti. Un appello anche ai parlamentari in questo senso. Io credo che dobbiamo traguardare sicuramente riforme grandi, impegni enormi, tutto quello che si vuole e servono, sono l'infrastruttura poi della vita quotidiana, quindi le grandi riforme, le grandi decisioni, eccetera. Però lo dico a noi stessi e lo dico anche ai parlamentari, aiutiamoci e aiutateci a trovare quegli elementi piccoli quotidiani per cambiare i nostri stili di vita. Cioè, se la dimensione di un mondo diverso non entra e dal punto di vista culturale, ma non diventa esistenziale per ognuno di noi, è difficile poi veramente arrivare ai cambiamenti che sono necessari. Tante persone davanti a questo frangente qua, cambiamenti climatici, eccetera, qualcuno scettico dice non sono veri, qualcun altro dice tanto la tecnica fa progressi e ci penserà qualcuno, quindi sempre al di fuori di noi. Ben pochi si pongono il problema di dire ma cosa posso fare io oggi, domani, dopodomani? È il cambiamento dello stile di vita, che vuol dire
piccole cose quotidiane. Allora, il cambiamento dello stile può avvenire per costrizione e non mi sembra una strada giusta. Per incentivo e può essere anche una strada possibile, per convinzione è la strada migliore. E per convinzione, certo, ci vuole il cambiamento culturale, ma ci vuole anche un aiuto pratico perché ognuno possa fare questo. Ecco, noi come scout siamo molto pratici e il nostro obiettivo da anni ormai, campi di formazione, momenti importanti sui cambiamenti, i nuovi stili di vita. Cambiamo quotidianamente il nostro modo di vivere. Basta. Grazie. Grazie a Massimiliano Costa. Grazie. Dunque adesso abbiamo, da questo momento abbiamo 9 minuti. Ci devono essere le conclusioni del vicepresidente di Nino Santomartino. Sono ancora, dovrebbero intervenire il segretario generale del CEI, del MEIC, chiedo scusa, Antonio Mangiola, Paola Piazzi del network dei Gesuiti, la rete sociale dei Gesuiti, lo dico in italiano, e Don Andino Capovilla di Pax Christi, ma non so se ce la facciamo obiettivamente, perché poi giustamente anche Nino Santomartino del Chiuso, se riusciamo a dire delle cose di... Mi chiedo degli slogan, ci possiamo riuscire tutti. Allora, lo slogan è verso i parlamentari: abbiate coraggio. Abbiate coraggio di portare avanti la transizione ecologica, facendo perno sulla cultura, perché educhi i cittadini, educhi le giovani generazioni a mettere l'ambiente al centro. Che l'ambiente non sia più, come dire, una parte accessoria degli insegnamenti nelle scuole, nelle università, ma diventi il centro. Che la ricerca sia servita a favorire processi produttivi sostenibili e abbiate il coraggio di favorire una legislazione che renda la produzione inquinante senza assorbimento non solo ambientalmente insostenibile e moralmente da mettere al bando, ma che non convenga più nemmeno economicamente. Grazie. Grazie, grazie davvero. Paola, grazie. Anch'io vado per parole chiave e ne ho tre, di cui una mi sembra che si sia poco approfondita oggi, quindi la richiamo. Le tre parole che mi sembrano due le gambe di quello dell'ambiente sono ambiente, giustizia ed economia. Perché se non c'è, penso, un esercizio pieno della giustizia e anche l'applicazione di un modello economico che non sia più solo basato sul profitto, il tema dell'ambiente non riesce ad avere le gambe per andare avanti. Mi sembra che oggi forse il tema della giustizia, inteso in termini ampi, non sia stato abbastanza approfondito, credo che invece sia un nodo. Quindi lo rilancio come appunto questo trinomio, ambiente, giustizia e economia. Forse il professor Becchetti avrebbe potuto su questo dire molto. Grazie. Grazie anche a Paola Piazzi. Don Nandino Capovilla. Io lascio un'immagine che poi in realtà è, penso alla nostra città, penso all'onorevole Ferrazzi, e in questi giorni i giornali parlano di che appunto la laguna dovrebbe andare sott'acqua ogni giorno, abbiamo visto la quarta anche ad agosto, e quindi è chiaro che leggendo il nostro documento che parla di innalzamento del livello del mare, ecco, penso all'icona di Venezia e dico è davvero importante che se questa pandemia ci ha lasciato sul fondale adesso tante cose che vanno veramente cambiate, è il momento di guardarle, fissarle, di mettere insieme questa rete, tutte le firme che abbiamo raccolto, ma soprattutto ecco, cercare di far sì che da questo venga una giustizia climatica, e do l'appuntamento alla prossima tappa di questa unica lotta, perché la prossima settimana per le Nazioni Unite Pax Christi con la federazione, anzi sollecitati dalla federazione delle chiese evangeliche, ricorderà il ventennale della giornata delle Nazioni Unite 6 novembre per la prevenzione dello sfruttamento dell'ambiente in guerra e dei conflitti armati. È così, perché l'ambiente è obiettivo e anche vittima non conteggiata della guerra in ogni parte del mondo, e quindi il cerchio si chiude e davvero c'è lavoro per tutti e tutti. Grazie. Al presidente Santomartino. Fare le conclusioni di un convegno così ricco e articolato già era una sfida, farlo in 2 minuti è un'impresa, ma ci riusciamo. Allora dico io al volo tre cose, cito tre nomi che sono presenti e rinunciano a intervenire, e sono a nome della GESCI Andrea Del Grosso,
a nome del Bruno Nucera per la Gioventù Francescana Italiana e Carmen Di Donato della Federazione degli Universitari Cattolici. Grazie anche di questa generosità. No, soltanto un cloud di tutte le cose che abbiamo detto veloce. Insieme è possibile. Bisogna avere un profilo alto e una visione a medio-lungo termine. È una transizione da fare con attenzione alla persona, ma abbiamo ricordato che l'ecologia integrale mette l'ambiente e le persone insieme. Produrre risultati, fare la differenza, ma anche la constatazione della realtà e dell'attuale. Le comunità energetiche le avete più di uno citate. Bisogna interconnessi e fare sistema. Coprogettazione, il tema della coprogettazione, della coprogrammazione che porta al tema della corresponsabilità. E poi giovani. Io chiudo soltanto con quello che potrebbe essere un messaggio che possiamo portare a casa. Parliamo tanto delle coerenze delle politiche, ma ora è tempo di parlare di coerenza delle testimonianze. Grazie a tutti. Buona serata. E portiamo a casa tante firme anche, perché questa è una petizione, lo ricordo. Pianeta sano, persone sane, avanti così, questa è la strada. Buon lavoro a tutti. Grazie al direttore Marco Tarquino per aver moderato in modo splendido ed essere qui dopo le fatiche di Taranto e per tutto il lavoro di Avvenire. Grazie. Grazie del lavoro.